Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati come sempre a giovedì sera, appuntamento fisso qui dagli studi di Caffè TV 24, rigorosamente appunto dicevamo anche con gli ospiti in diretta per parlare di cronaca, di attualità, di politica. Questa sera un tema un po' fuori dalla politica ma in realtà ben dentro perché parleremo di razzismo e il titolo appunto come vedete dai vostri teleschermi è "Il razzismo è un problema italiano?". Lo discuteremo, ci sono tante analisi che appunto ineriscono sia all'attività politica, sia quella culturale, sia anche all'istruzione, insomma migliaia e migliaia di opinioni su questo argomento. Come sempre potete telefonare in diretta allo 049 7800204 oppure inviando i consueti sms al 393 810 7730 dove la mia collega, eccola qui, Alessandra Natali. Buonasera Alessandra. Buonasera Alberto, buonasera ai nostri ospiti. E appunto la nostra collega della redazione di Venezia ci aiuterà, ci coadiuverà come sempre nella conduzione di questa trasmissione. Non perdo altro tempo perché prima di introdurre appunto l'argomento di questa sera vado a presentarvi i gentili ospiti di questa sera. Partendo da Claudio Gori di Fratelli Italia. Buonasera Gori, ben ritrovato. Grazie, buonasera a voi. Al suo fianco, buonasera Damiano Gottardello, consigliere comunale di Vigonza e vicepresidente del Consiglio di Forza Italia. Buonasera, buonasera Gottardello, ben ritrovato. Al suo fianco diamo il benvenuto, prima volta qui con noi, a Daniele Canella, sindaco di San Giorgio delle Pertiche della Lega. Buonasera. Buonasera. Al suo fianco, ben ritrovato Antonino Pipitone di Italia Viva. Buonasera Pipitone. Buonasera, grazie dell'invito. Al fianco abbiamo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Padova, Giacomo Cusumano. Buonasera Cusumano. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Ed infine abbiamo Alessandro Tognon di Articolo 1. Buonasera Tognon, ben ritrovato. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei e grazie a tutti. Bene, introduciamo questo argomento. Abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso, perché? Perché di razzismo se ne parla tanto, se ne parla a scuola, se ne parla tra i banchi del Parlamento, se ne parla anche agli stadi, e sì, perché appunto di solito quando si ha un eco sportivo, magari anche legato al calcio, a volte l'argomento viene giustamente o non giustamente, questo me lo direte voi, insomma amplificato dai media. Quindi partiamo da Daniele Canella. Secondo lei c'è il problema razzismo, è un problema italiano? Ma io credo che sia un problema in questo momento troppo enfatizzato. Sicuramente le attualità di questi giorni, forse anche il sovrapporsi di più episodi tra di loro comunque slegati, l'hanno riportato alla ribalta, ma insomma succede ormai periodicamente come tema di rilevanza nazionale, anche se credo sinceramente che i problemi dello Stato in questo momento siano altri, principalmente il lavoro e l'economia, ecco. Però torna ciclicamente e quindi se ne parla ciclicamente, ecco. Grazie, grazie Canella. E a Torino Pipitone, secondo lei il razzismo è un problema italiano? Beh, qualche tempo fa avrei detto forse di no, onestamente, però alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi, sia devo dire quando ho vissuto questo anno e quattro mesi, di questi 14 mesi di governo Lega e 5 Stelle, Conte 1, chiamiamo così, dove il leader della Lega Salvini ha sistematicamente bombardato la società italiana con dei messaggi di rottura, di odio, di contrapposizioni. Quindi questo per quanto riguarda la responsabilità politica, già questo mi ha fatto molto preoccupare, devo dire, perché non penso che si fosse mai sceso a livelli così bassi dal punto di vista proprio politico nell'agone delle scelte politiche. Altri fatti molto gravi che stanno succedendo in queste ore, che sono successi anche nei mesi scorsi, cito gli ultimi due: l'aggressione verbale, le offese al noto calciatore Balotelli qua a Verona, dove un pezzo importante della curva degli Ottrà lo ha diffamato e offeso semplicemente perché ha un altro colore, lui è italiano ma è nato da genitori, è stato adottato mi pare africano, quindi, però è italiano a tutti gli effetti, ma al di là di quello poco conta se è italiano o meno, diciamo che questo clima di odio ha enfatizzato un tema molto importante che bisogna sottovalutare. L'altra questione riguarda la molto altrettanto grave, molto più grave secondo me, riguarda Liliana Segre,
ed è la, come voi sapete, è una senatrice a vita ed ha vissuto il dramma, la crudeltà, le torture da bambina. È stata messa in campo di concentramento dai nazisti, quindi dalla dittatura nazista e fascista. Allora, questa donna, perché ha proposto una commissione per studiare la situazione del razzismo, dell'odio, della discriminazione che c'è in Italia, subisce ogni giorno centinaia di messaggi di offese ed insulti. Anche esponenti politici, mi spiace, c'è un esponente di Fratelli d'Italia, ma ho letto poco fa su Facebook un'offesa ignobile nei confronti di Segre da parte di un esponente del suo partito. Lei non c'entra niente, ovviamente, e nemmeno la Meloni, voglio dire, perché poi l'imbecillità riguarda la singola persona. Però Sono voglio pure chiariti a dire livello il nazionale, poi tema, il singolo scemo, però voglio scusa, dire, sì, però è sembra singolo, strano. però voglio dire, il tema è molto delicato e secondo me, devo dire, hai centrato anche una situazione abbastanza calda. Non è vero che i problemi sono gli altri, questo è un grande problema che è quello della cultura, del vivere civile, del crescere insieme di una comunità. Su questo tema poi li approfondiremo anche con alcuni spunti. Gori, chiamato insomma in causa Fratelli d'Italia, secondo Fratelli d'Italia c'è il problema razzismo in Italia. Razzismo, poi vi chiederò anche cosa intendete per razzismo, perché ci sono tanti ambiti. Prego. Io continuo a rilevare che insomma viene strumentalizzato abbastanza il fatto del razzismo. Non c'è tanto razzismo in Italia. Se vogliamo parlare di deficienti, di idioti, ne troviamo quanti ne vogliamo. Poi chiarisco il discorso Fratelli d'Italia riguardo alla senatrice Segre. Ultimamente è tornata alla ribalta per via dei fatti, no? Di Verona, Balotelli, però anche lì, dover insistere sul fatto che c'è una forma di razzismo diffusa quando si parla di migliaia di sportivi che erano tra le tribune e allo stadio, quando 5, 10, 15 deficienti hanno preso delle iniziative, ebbene, se questi si sono macchiati di qualsiasi forma di razzismo, che io condanno, il nostro partito condanna, già l'ha fatto sia ieri che oggi il nostro presidente Meloni, che vengono indagati, vengono processati e paghino le loro pene. Quindi, premesso che condanno assolutamente qualsiasi forma di violenza e di razzismo, anche verbale, vorrei chiarire che non mi risulta che qualcuno di Fratelli d'Italia attacchi la Segre in quanto vittima di leggi razziali. Noi siamo solidali e rispettiamo profondamente la senatrice Segre per ciò che ha passato, per ciò che rappresenta, e ammiriamo molto il fatto che poi comunque venga riproposta una legge contro la violenza, il razzismo e così via. Quello che Fratelli d'Italia, insieme ad altri partiti, con i colleghi del Fratelli d'Italia, di Forza Italia, ciò che ha non condannato, ma ciò sulla quale l'argomento principale, finale, sul quale non è d'accordo, è che si cerca di, sembra quasi, di utilizzare la senatrice, persona, ripeto, rispettabile, onorabile, per andare a imbavagliare tutti coloro che potrebbero pensarla in modo differente. Tant'è vero che in fondo all'ultima proposta si lascia eccessiva discrezionalità nel valutare cos'è nazionalismo, meno quasi come andare anche ad attaccare non solo il nazionalismo, ma forme indirette di sovranità. Noi siamo per la sovranità nazionale, ma addirittura fino ad arrivare a mettere bocca sulla famiglia, sul genitore 1, sul genitore 2. È questo che noi contestiamo. La parte finale della proposta, nulla da dire contro qualsiasi forma di lotta contro il razzismo, antisemitismo e così via. Grazie, grazie Gori. Cusumano, il Movimento 5 Stelle, cosa ne pensa? Siamo in un'Italia che è travolta oppure comunque il problema esiste ed è latente oppure no? Allora, diciamo che dal mio punto di vista ci sono delle condizioni dell'Italia che portano ad un clima, secondo me, difficile. Sicuramente avere una situazione, magari per alcuni cittadini, molti cittadini, purtroppo economicamente difficile. Vedere questa immigrazione che arriva dal mare costantemente, con queste persone che arrivano disperate, più o meno, perché dopo ogni caso deve essere analizzato, ma comunque vengono per cercare una situazione migliore. Molti italiani si sentono minacciati da questo, si sentono comunque impauriti del fatto che queste persone più povere che arrivano possano magari prendere quello che noi italiani abbiamo costruito e quindi viene creato, diciamo, un mostro mediatico, dal mio punto di vista sempre parlo, e quindi c'è una situazione di tensione e di rabbia. Poi, negli eventi sportivi ci sono appunto delle manifestazioni che arrivano anche all'eccesso di questa cosa. Quando si vede magari un calciatore di colore
che si avvicina all'area, sta per tirare, ci sono tutta una serie di condizioni, al posto di, dico io, prenderlo in giro sul come sta giocando, sui calzini che ha, viene preso in giro per il colore della pelle. E questo è molto grave, perché è una mancanza culturale. Io che faccio, magari faccio il tifo contro un altro, contro un giocatore di calcio, lo faccio sulla tecnica, sul modo che ha di giocare, e cerco di distrarlo dagli spalti in altro modo. Quando invece si arriva a questo livello, purtroppo vuol dire che il livello culturale è molto basso. E come appunto è stato detto da Gori poco fa, di stupidi ce ne sono tanti, e queste persone devono essere punite dalla legge, che bisogna rinforzare. Io credo sempre che quello che fa la differenza poi è applicare le leggi nei giusti ambiti, e queste persone devono essere punite, perché nel momento in cui c'era Balotelli, insomma, abbiamo visto tutti i video, hanno iniziato a fare i versi delle scimmie, hanno iniziato a prenderlo in giro, insomma era una cosa molto molto brutta dal mio punto di vista. Sicuramente gli italiani nel loro DNA non sono razzisti, assolutamente, nel senso che l'Italia è sempre stato un paese che ha visto l'incrociarsi di molte culture differenti, proprio per motivi anche commerciali. Il concetto di razza addirittura è finito proprio scientificamente alla fine del Settecento, in cui si parla di una sola razza, che è quella della specie umana, ma poi ci sono le etnie, non si parla neanche più di razza. In questo momento purtroppo queste divisioni stanno tornando un po' a galla, come dicevo prima, è una situazione in cui c'è magari un livello culturale di alcune persone non troppo alto, un reddito appunto che non gli permette tutto quello che vorrebbero, vedono arrivare una serie di immigrati irregolari, scatta la paura. La prima forma di difesa quando una persona ha paura purtroppo è la violenza, anche verbale. E questo è stato usato. Quello che mi stupisce, che sono rimasto stupito, allucinato, cioè il fatto che non sia stato votato in Parlamento all'unanimità quello che è stato chiesto dalla Segre. Insomma, mi sembra veramente... cioè, è una di quelle cose che bisogna votare per forza a favore, cioè contro l'odio, contro il razzismo, contro le diversità, è una cosa, insomma, voglio dire, utile a tutti, perché voglio dire, adesso noi stiamo facendo questo ragionamento magari verso appunto delle persone di colore che arrivano da altri stati, ma un domani potrebbero esserci delle minoranze che non sono per forza quelle, ma sono formate, dico io, da altre figure, da, dico io, artigiani piuttosto che altri lavoratori, che vengono presi di mira e offesi pesantemente e anche attaccati verbalmente in maniera molto violenta. Ecco, quindi bisogna guardarla a 360 gradi questa cosa. Lei poi ha una storia da raccontare, che è quella del nazismo, che non dobbiamo dimenticarci che tutti i nostri nonni hanno vissuto, e io spero che appunto resti viva la memoria di quello che è successo. E le divisioni per quanto riguarda le etnie sono sicuramente una grandissima cavolata. Quindi da questo punto di vista sono scioccato dalla decisione che ha preso la Lega, Fratelli d'Italia e appunto tutti gli altri partiti che non l'hanno votata, perché era una cosa da votare assolutamente all'unanimità, era una cosa di buon senso e di buon cuore, fuori da quello che è il tema economico, lavorativo, insomma, era legato più a una questione sociale, culturale, di Stato unito, che non va appunto a izzare l'odio verso chi è meno fortunato. Grazie Cusumano. Insomma, Damiano Cottardello, da pronto a rispondere, prego. Beh, è un argomento che non mi prende. Cioè, nel senso che si continua ad alimentare questa necessità di creare un problema, quando in realtà dovremmo fare un ragionamento più profondo. Cioè, nel senso che l'elemento che ha scaturito questo aspetto, o meglio, i fatti sono stati due. La questione, diciamo, di Balotelli, che comunque in ogni caso, cioè, non mi è simpatico per come si comporta al di fuori dello stadio, e quindi, cioè, non è una questione di bianco o nero, è una questione di persona che ha degli atteggiamenti che non sono condivisibili. E che tu sia di una parte o dell'altra, cioè, capisci che vanno anche in questo caso qua, diciamo, ripresi. Dopodiché i deficienti ci sono sempre, e in questo caso hanno dato l'assist per aprire una questione che francamente potevamo tranquillamente farne a meno. L'altro aspetto, quello della senatrice Segre, è una questione che parte un po' più da lontano, ma la critica che hanno fatto alcuni partiti, per i quali poi alla fine, diciamo, non c'è stato il voto a favore, è una questione che non è tanto sul fatto di non essere d'accordo sul condannare il razzismo. Siamo tutti d'accordo che il razzismo è una cosa che va condannata.
sono le modalità e le estensioni che poi, partendo da questo, vengono applicate alla modalità di gestione di tutti i giorni. Perché la famosa commissione in realtà è una questione di molto più profonda, quindi si rischia, attraverso, chiamiamolo, l'elemento del razzismo che viene servito, diciamo, in tutte le salse, arrivare a controllare e a condannare altri aspetti che col razzismo non c'entrano niente. Tipo la libertà di stampa, tipo la libertà di espressione, tipo cioè un sacco di altre cose. E dentro su questa commissione qua, diciamo, gli elementi che poi, diciamo, sono stati inseriti sono elementi che lasciano a pensare. Quindi, torno a dire, è un argomento che non mi prende. La verità comunque sta di fatto che, rispetto a quello che avviene negli altri paesi, l'Italia, cioè, siamo dei signori. Perché se parliamo di razzismo, pensiamo alla Turchia con i curdi, pensiamo a paesi a maggioranza musulmana, cosa fanno con la minoranza cattolica. Cioè, questa è la verità. E su questa noi non alziamo la voce. Cioè, l'unica cosa che alziamo la voce sono sui deficienti che fanno i deficienti allo stadio, ma cioè, qualcuno ha condannato la Turchia per le azioni, diciamo, verso i curdi. Non mi pare che nessuno in Italia si sia stracciato le vesti. O qualcuno, diciamo, che abbia alzato la voce sugli attacchi fatti alla minoranza cattolica, diciamo, nei vari paesi musulmani. Non mi pare. E quelli sono atti di razzismo puro, violento, che hanno un elemento anche, diciamo, caratterizzato sul fatto che ammazzi la gente. Quindi l'Italia ovviamente serve in salsa italiana il razzismo. Va sempre in ogni caso condannato, ma credo che i problemi in Italia sono altri in questo momento qua. Certo. Ma molto gravi. Ci ritorniamo anche su questo, perché avete introdotto un po' di argomenti che secondo me meritano di approfondimento. Da ultimo, volevo sentire, articolo 1, insomma, Alessandro Tognon, sul partito, insomma, sui temi di cultura e di difesa dei diritti, insomma, si è sempre espresso. Cosa ne pensa lei in questa fase così preliminare dell'argomento? Beh, intanto mi fa piacere che ci sia questa universale condanna del razzismo da parte di tutti quanti quelli che sono seduti qui questa sera, è già un fatto importante. Sul fatto invece che sia un problema italiano, lo è quando si inanellano una serie di eventi durante questi mesi in cui si esprime da parte di varie persone questa cosa, perché c'è l'esempio di Balotelli, qualche giorno prima l'esempio di una madre in Brianza che dà... Sì, dopo la citiamo, sì. Lasciamo perdere cosa dice ad un bambino di colore, di 10 anni. Non ho parlato della scorta della Segre? La Segre che deve subire 200 messaggi di insulti al giorno e che adesso è scortata. Cioè, tutta questa serie di cose fanno pensare che c'è un problema di razzismo che, come si diceva prima da parte di qualcuno, è un problema culturale, è un problema che deve essere affrontato in maniera complessiva. Non è un problema solo italiano, se vogliamo metterla così, cioè da questo punto di vista sono d'accordo con quello che diceva prima Gottardello. E io vengo da un'iniziativa che abbiamo fatto 2 ore fa sul tema dei curdi e la regione all'unanimità, per esempio, ha fatto una delibera in cui appoggia, diciamo, solidarizza con, su proposta del consigliere regionale Piero Luzzante, solidarizza con la popolazione curda dopo quello che era accaduto in questi ultimi mesi, quindi ci sono anche delle prese di posizione istituzionali. Dicevo, non è solo un problema italiano, è un problema più generale, perché come aveva detto Cusumano, scusami, naturalmente se le condizioni economiche delle persone non sono adeguate e la gente viene messa in difficoltà, il rischio è sempre quello di trovare il colpevole in qualcuno di esterno di quella situazione. Lo era magari qualche anno fa il meridionale, chi era il romano, dopo arriva l'albanese, c'è stato, poi è arrivato il rumeno, poi è arrivato... Cioè si cerca sempre il colpevole, di colpevolizzare un qualcuno di esterno rispetto alla situazione. Quindi... Ci sono stati, insomma, vari passaggi anche nella nostra storia, anche più recente, che lo dimostrano questo. E quindi credo che c'è un problema che deve essere affrontato soprattutto dal punto di vista della cultura, che deve essere insegnata soprattutto alle giovani generazioni. E altrimenti il rischio di rivivere anche situazioni che i nostri nonni hanno vissuto diventa sempre più pesante.
Grazie, grazie Tognona. Beh, una notizia così che ho un po' rilevato da questo primo giro, voi avete associato, giustamente, il tema razzismo in parte alla diversità immigratoria, chiamiamola così, e in parte insomma all'episodio appunto della Segre come diciamo, memoria storica di un evento ahimè tragico e imperituro quale ad esempio appunto il nazionalsocialismo in Germania e quindi anche i campi di concentramento, le leggi razziali e quant'altro. Ma c'è solo questo tipo di razzismo qua in Italia oppure no? E vedevo prima Cannella che diceva scuoteva la testa quando parlava Tonio, come mai? Io credo che il problema non sia tanto quanto il razzismo. Forse il problema è la violenza. Cioè, se la Segre riceve 200 insulti sui social, non credo siano insulti di stampo razzista o minacce di stampo razzista, ma siano insulti e basta, e questi devono avere lo stesso peso degli insulti che quotidianamente vengono rivolti a più o meno tutti gli esponenti politici. Dopo, premesso il massimo rispetto comunque che bisogna portare alla senatrice Segre per quello che è passato e per quello che testimonia di una pagina di storia che sicuramente in Italia non deve essere dimenticata. Però, premesso questo, credo che le minacce e gli insulti siano da condannare a priori se fatte alla Segre, se fatte a Salvini, se fatte a Di Maio, se fatte a chiunque. E il problema forse in Italia non è tanto il razzismo, del quale forse talvolta si vuole trovare la sfumatura anche per alimentare sempre nuovamente, come diceva prima Cotardello, polemiche su contrapposizioni ideologiche di base, ma il problema vero e proprio è il problema di violenza. Cioè determinate azioni violente, ricordiamo l'insegnante che lanciava pietre e insulti contro le forze dell'ordine? È forse meno razzismo questo, cioè è forse meno violenta questa cosa qua? Quindi il problema di cultura e di base è la violenza, che dopo sia una violenza a stampo razzista fatta da alcuni cretini sulla curva dello stadio che fanno gli scemi perché Balotelli sta tirando il pallone, concordo su quanto dicevano prima i colleghi, sono cretini e cretini restano, come si dice la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Però il problema dell'Italia più che il razzismo, ripeto, secondo me, è la violenza a 360 gradi di fazioni contro altre frazioni. Questo, se parliamo di questo, allora forse possiamo portare il tema di un problema nazionale. Il razzismo, credo, lo dico da giovane, anche amministratore locale, viviamo tutti i giorni in mezzo alla società, in mezzo al mondo della scuola, in mezzo al mondo del sociale, delle parrocchie. Quantomeno insomma nei nostri territori è un problema che, lo dico da sindaco, non esiste. Cioè non esiste, quantomeno nella società civile quotidiana di tutti i giorni, questo problema. Che dopo questo venga enfatizzato a livello nazionale su episodi singoli, ne abbiamo ampiamente parlato prima. Però torno sul tema Segre e Commissione Segre, secondo me devono stare ampiamente separati. Perché non è sicuramente un voto di astensione o un non voto una posizione razzista. Cioè stiamo enfatizzando troppo la cosa. Dopo, che si voglia associare... Perché i contenuti della Commissione rispetto alla figura della Segre sono due cose diverse. Completamente diverse. Dopo, capiamoci, non a caso, cioè, la Segre è stata messa a presidenza per, in qualche maniera... Cioè, dare immagine a tutta, ma ricordiamoci che il voto non era sulla Segre, era sul contenuto della commissione, sono due cose completamente diverse. Certo. Poi volevo dire, torniamo sul punto, no? Abbiamo parlato ovviamente della questione della violenza, no? Dopo, come diceva Gottardello, cioè adesso facciamo un caso di stato sul discorso della Segre, benissimo, ma probabilmente qualcuno la sta enfatizzando appunto per la persona, per ciò che lei rappresenta. Però io torno sulla questione che secondo me deve essere chiaro il discorso, che sono due cose ampiamente separate. Certo. E poi un'altra cosa che va detta, secondo me, che è stata spiegata male, è che il problema non è tanto quanto le persone che arrivano in barca.
E quindi la difesa, no, che i cittadini vorrebbero autolegittimarsi insultando o minacciando, credo sia un problema più che di difesa, di disparità sociale. Nel momento in cui ci sono cittadini che non arrivano a fine mese, ci sono cittadini che non trovano lavoro, ci sono cittadini che vivono in condizioni di svantaggio e lo Stato va a premiare determinate altre situazioni in maniera impari, allora questo provoca la contrapposizione sociale che sfocia purtroppo qualche volta anche in violenza. Questo però è un problema che deve essere risolto a priori. Non si può pensare e continuare a pensare di trattare le persone in maniera... Perché uno che è qua, che ha lavorato una vita, che prende la pensione minima, perché magari ha fatto l'agricoltore, perché magari negli anni 60-70 non pagavano le marchette, e si vede lo straniero che arriva dall'Africa in barca, che non per colpa sua, ma per colpa di chi gli dà e chi gestisce un determinato sistema di accoglienza, prende, costa allo Stato molti più soldi di quella che è la sua pensione minima, è evidente che l'impulso iniziale è di scontro contro la situazione più contro che contro le persone. È per questo che mi sento di dire che per me non c'è una questione di razzismo, c'è il pensionato italiano che vive con la minima contro l'africano che arriva in barca. È di contrasto al sistema che genera queste condizioni di imparità. Di inquietà. Cioè, questo come deve essere una chiara distinzione, perché sennò altrimenti facciamo come al solito tutto un erbo un fascio e parliamo del sesso degli angeli, insomma. Certo. Allora, torneremo anche su questo, perché sull'immigrazione avete fatto un po' in giro tutti. Prego, Tardello. Sì. Allora, cioè, noi siamo sempre pronti a stracciarci le vesti sul fatto che è stato attaccato, chiamiamola persona di colore, da parte del cittadino X. Ma quando queste persone qua attaccano, cioè, o quantomeno insultano i nostri conducenti degli autobus, insultano le persone negli autobus, insultano o picchiano addirittura, diciamo, il bigliettaio perché gli dice non hai il biglietto e gli dice tu mi stai facendo del razzismo. Scusate, questo non è razzismo verso di noi. Però nessuno alza la voce su questo. Ma non è vero. Perché non va di moda? Perché non va di moda? Perché non porta voti? Perché una certa sinistra su sta roba qua, cioè, di fatto fa finta di niente. Allora, siccome generalmente questi aspetti qua li alza sempre, c'è, cioè, una certa area politica che è particolarmente attenta a queste minoranze. Però quando queste minoranze, cioè, si comportano male, nessuno alza voce per dire guarda che stai trattando in maniera razzista noi italiani, perché la prima cosa che loro dicono, tu mi tratti da razzista, scusa, perché ti ho mandato il biglietto, scusami, è un atto di razzismo da mandare il biglietto a uno che gira in autobus, cioè, quando c'è il vecchietto che se lo paga con i soldi della pensione minimo, cioè, è una cosa, e questo è la cosa che dà fastidio. Certo, no, vedi, che poi parlare di razzismo, il razzismo c'è da tante forme, non soltanto quello etnico, quello culturale, ma anche quello proprio di caratteristiche. Volevo dire che molto spesso dietro, diciamo, il concetto di razzismo si nasconde, chiaro, non è il caso della Segre, non è il caso di altre cose, ma c'è nel razzismo, chiamiamolo quello generale, che spesso, diciamo, queste persone si riempiono la bocca, cioè esiste il fatto di un'autotutela e un autoassorbimento nel rispettare le regole, questa è la verità. Ma è un'impresa di posizione che dopo sentiremo anche gli altri esponenti. Noi abbiamo, per chiudere la parte cosiddetta Balotelli, ma Balotelli non tanto per Balotelli, perché chiaramente Balotelli è un centravanti della nazionale italiana. In questi quattro giorni, di solito voi sapete, le notizie giornalistiche non durano più di uno o due giorni, meno che, però continuiamo a parlare, perché il caso è venuto fuori soprattutto quando è stato intervistato il così capo ultra, no, del Verona, e fatalità, era stato intervistato proprio in un'emittente radio, l'emittente radio di Radio Caffè, al The Morning Show di Gottardo, che prego la regia di mandare in estrapolazione solo quei due minuti circa dell'intervista di oltre 10 passaminuti, così capiamo di cosa stiamo parlando e vediamo se ci sono degli spunti. Prego, regia. Qual è il problema, Castellini? Che poi il Ku Klux Klan non è che dava fuoco ai pelati o ai ciccioni, dava fuoco ai negri, come ma li chiami tu? Il Ku Klux Klan, no, insomma, ci siamo la abbastanza gente che vicini. C'è in Curva Verona, le 4.000 persone che sono in Curva Verona vanno allo stadio, dopo non è che vanno in piazza a tirare i calci in culo ai negri. E vorrei anche vedere, che lo facessero. No, lo stai dicendo vedere in maniera consolatoria, potrebbero farlo. Potrebbero farlo, sono talmente buoni che non prendono a calci nel culo i negri, capisci? Ma solo perché questo dimostra lo stadio, questo è folklore, goliardia. È insulto al prossimo, certo, sicuramente. Castellini, ma ti faccio una domanda che ho fatto anche a Gio Formaggio. Ma comunque ieri non c'è stato. Non c'è stato, ti faccio una domanda. Testimoniato.
ti... perché la foto di Balotelli che tira il pallone in curva al Verona sarà un emblema che ci portiamo dietro per un anno. Pensa che pubblicità la città. Pensa che pubblicità la città. Ma Castellini, ma una domanda secca. Ma andate a vedere, l'arbitro è andato lì da Balotelli, l'ha ammonito quando ha preso fuori in campo. No, non l'ha ammonito Castellini. Vabbè, ma sentito, lascia perdere. Ma, Castellini, una domanda secca. Li ha sentiti solo lui. Castellini, una domanda. Appena arrivato al calcio d'angolo, aveva già deciso di fare quella piazzata lì. Castellini, una domanda secca. O sì o no? Dimmi. Balotelli è italiano? Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Non potrà mai essere del tutto italiano, quindi anche quando veste la, la maglia della nazionale, insomma, è una cosa che a te ha dato fastidio. Ma è da fastidio, secondo me. Io quando vedo la nazionale francese, che sono tutti neri, per me non è la nazionale francese, basta. Ecco, ecco, siamo sentiti una piccola estrazione, un estratto di questa intervista che poi è stata rimbalzata su tutti i media nazionali e internazionali, perché, come avete detto, da un episodio poi si ritorna a un tema principale, no? Gori, Balotelli è un italiano oppure no? Nel senso, questa affermazione di Castellini sì, è italiano perché ha la cittadinanza, ma in realtà non sarà mai un italiano, più o meno questo è il significato. Secondo lei è giusto o è sbagliata? A me di quello che dice Castellini non importa proprio niente. Se poi dobbiamo valutare noi se Balotelli è italiano o no, bisogna chiedere a Balotelli se si sente italiano. Cioè questa è una cosa soggettiva. Io lo rispetto come persona, gioca nella nazionale, quindi rappresenta anche l'Italia in tornei molto importanti, mondiali, europei. Ma essere italiano bisogna sentirlo dentro se stessi, non per il colore della pelle o per altro. Per cui la domanda andrebbe fatta a Balotelli, non certo a tutti gli altri che fanno i tuttologi dopo una partita, siamo tutti allenatori, no? Tanto per rimanere nel, nel settore. Quindi, secondo me, in un periodo di difficoltà politica e economica, si è presa la palla al balzo per ritirare fuori questioni sul razzismo. Sto aspettando che qualcuno, quando avrà finito l'argomento razzismo, tiri fuori quello del fascismo, perché quando certa sinistra non sa più di cosa parlare. L'esempio è molto semplice. Ora nella commissione Segre, per esempio, non si parla di anti-islamismo, no, di islamismo, sono gli islamici quelli che hanno creato l'antisemitismo, eppure non ce n'è traccia, eppure non si citano neanche alcune iniziative che sono quelle dell'estrema sinistra, quando proprio il 25 aprile vanno a bruciare le bandiere di Israele. Allora, cos'è il razzismo? Il razzismo non è altro che una forma di mancato rispetto violento, non di opinione, violento, verso persone che possono essere di altre etnie. Ora, il razzismo, come ho detto prima, è soltanto una forma di imbecillità individuale. Poi, tra l'altro, Gottardo è un maestro nel saper stuzzicare le persone. C'è chi ci casca, lui gode, però a volte tira fuori anche dei lati abbastanza singolari delle persone. Ora, se il capo ultra del Verona fa delle dichiarazioni, se ne prende la responsabilità, ma non è che lui rappresenta tutti i veronesi o tutti i veneti o tutti gli italiani, è un singolo che si prende la responsabilità di ciò che dice pubblicamente. Poi se casca anche nei tranelli del Gottardo, no, il Ku Klux Klan, ovvio che Ku Klux Klan andava condannato e nessuno vuole la morte degli altri, però poi ci dimentichiamo che ci sono altri tipi di religioni, vedi l'Islam, che in alcuni paesi arabi massacrano, trucidano e tagliano a pezzi i cristiani, anche quello è allora il razzismo. Se vogliamo fare una cosa generale in tutto il mondo, ovvio che esiste razzismo, l'importante è condannarlo a casa nostra. Certo, grazie Gore, abbiamo una telefonata da casa, buonasera. Buonasera, Bianca di Padova. Che buonasera Bianca, come buonasera. Sta? Beh, insomma, dai, diciamo benino, dai, via. Teniamo duro, ecco. Io di Balotelli proprio che ne ho due balle, che proprio c'è proprio Balotelli, che col va a casa sua, che tanto c'è un fallito. Cosa. Concordo pienamente con quello che ha detto il signor Gottardello, perfetto, veramente, solo che si è dimenticato di dire una cosa, perché io una mattina in un negozio che ho visto le ragazze, le donne col burka, gli ho detto no, quello bisogna toglierlo, mi hanno mandato in quel paese, ma tanto loro sono già andati ancora prima di nascere, prima di tutto, poi ti rispondono: noi siamo in Italia per pagarvi le pensioni un domani. No, questo non mi sta proprio bene, Non mi sta proprio bene che i quattro mocciosetti che sono difesi dei 5 Stelle, anzi coglierò l'occasione per fargli le condoglianze a Cusumano. Buonasera signora Bianca. 5 Stelle, prego, buonasera. È un po' che non ci sentiamo.
faccia, se non ti vien per televisione non posso vederti. Giro per quello, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Sì, anche perché forse dovete stare a casa, perché tanto fra poco colgo l'occasione, fate le condoglianze, perché fra poco, anzi del buon viaggio, perché andrete via definitivamente, quindi grazie. Comunque no. Sì, anche a massa. Ora. No, così, comunque condivido. No, non credo l'abbia sentito la battuta. Prego, Bianca, vuole fare la domanda, perché dice che i 5 Stelle non sono d'accordo su questi che li difendono? Secondo lei? Perché loro difendono i loro navigano su queste cose, perché non hanno mai difeso un italiano, loro. Perché qui delle 5 Stelle sono, non mi voglio esprimere perché sarei molto cattiva. No, adesso sentiamo Cusumano, guarda che la replica. Il reddito di cittadinanza viene dato solo ai cittadini italiani principalmente, si chiama di cittadinanza. Ma quali cittadini italiani? Non lo so, Padova ce n'è qualche migliaio. Quali cittadini italiani? Da dove vengono? Ma che ne so, diverse zone, un po' tutto. Ma con cosa sono venuti? Ti ricordo una cosa, che io a 72 anni non ho mai buttato via il mangiare come fanno i tuoi assistiti, che voi pagate quella gente per essere tesserati. Non so se sia vero o no, ci sono tante bufale in internet, bisogna stare anche un po' attenti, perché se uno ha fame non butta via niente. No, guarda che io dove abito io sono circondata, prova a venire. Io sto a Brusegana, quartiere popolare, uguale. No. E c'è chi si comporta bene e chi si comporta male, come gli italiani. Siccome che sono difesi da voi 5 Stelle, cioè si comportano male. Perché se non li lasci anche passare, ti mandano a fanculo. Che cosa vuoi parlare? Che non sai niente della vita. Quanti anni hai, Cusumano? 33 fatti l'altro ieri, gli anni di Cristo. Ah, ecco. Pronto per crocifissione? Sono qua a farmi crocifiggere da lei, signora Bianca. Bianca, intanto grazie. Sai quanta strada devi fare? Alberto, mi dica. Devi farlo due volte la settimana, sta trasmissione. Vedremo se è possibile o meno. Comunque, grazie Bianca, gentilissima. Comunque, concordo con Gottardello, perfetto. Grazie. Sono dei fratelli d'Italia, però bisogna dire quello che è. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Allora, è una questione che riguarda le 5 Stelle, cioè nel senso che volevo aggiungere un commento a quello che diceva la signora Bianca. Allora, qualcuno ha alzato la voce sul lato di razzismo che ha fatto Grillo? Grillo ha fatto un atto di razzismo puro e chiaro. Ha detto: tolgo il voto a chi ha più di 65 anni, gli anziani. Tutti sono più chiaro di così, cioè non so, è un atto di razzismo sto qua, sì. Perché se tu non mi fai votare, perché io sono una categoria, che ha superato i 65 anni, cioè cosa sono? Nazismo anagrafico. Un nazismo anagrafico? Nazismo anagrafico. Giacomo Cusumano, prego. Sì, beh, quello è... Dopo leggiamo un po' di messaggi, che ce ne sono decine, ce ne sono quello è il vino, che bisognerebbe togliergli forse. Grillo è un gran comunicatore, e lancia delle provocazioni forti, e hanno un eco forte, e si parte con una discussione importante. E quello che ha lanciato è stato un messaggio di critica pesante. Lui ha detto: leviamo il voto a chi ha più di una certa età e lo diamo ai più piccoli. Non ho capito. È stata un'interferenza. Uscita bene. No, ma ci sono un sacco di persone. Gli anziani in realtà poi votano un po' di tutto, non è quello il punto. Era una provocazione la sua, che voleva poi andare a vertere verso quella che era il voto ai 16-17 anni, e quindi questa proposta lanciata tra l'altro dal Partito Democratico, che lui ha preso in considerazione durante Italia 5 Stelle a Napoli, io c'ero, insomma, ha detto, e obiettivamente è una cosa di cui io non mi sento né a favore né contro, è una cosa che va studiata sicuramente, perché i giovani sono anche quelli che poi erano in piazza a manifestare per l'ambiente, sono a sensibilizzare tutti, sembrano molto più maturi in alcune situazioni magari di tanta gente che su certi temi non si interessa più, diciamo, perché non fanno soldi o comunque non danno audience.
Che dire, che dire, quello che mi ha stupito prima, ci sono state delle frasi, perché questi qua arrivano in Italia, non pagano il biglietto, insomma questa è una discussione che io lascerei volentieri al bar, in realtà non è così, ci sono delle persone oneste e delle persone disoneste, ci sono delle persone violente e delle persone meno violente, punto. L'etnia, il fatto che uno sia immigrato, che sia del sud, che sia di Bari, che sia di Padova, di Vicenza, di Rovigo, non deve fare assolutamente la differenza. La differenza lo fa l'atteggiamento, io torno sempre al punto precedente. Il punto precedente è la legislazione italiana, che deve essere sicuramente più ferrea, con dei controlli più assidui, e ci vuole la certezza della pena. Commetti un reato di razzismo, bene, paghi immediatamente, sì, sì. Vai a malmenare un autista da autobus perché non hai il biglietto, vuoi andare lo stesso. Paghi anche se sei immigrato o anche se sei italiano, non cambia niente, la legge deve essere uguale per tutti e l'applicabilità e la certezza della pena sono delle problematiche che in Italia ci trasciniamo da sempre, credo, su cui c'è molto da lavorare ed è anche una sorta, quello che sto facendo in questo momento è anche incentivare un attimo il governo a dire focalizzatevi anche su quelle che sono le pene. Adesso si è partiti per esempio sul fatto degli evasori fiscali, cercare di mettere appunto delle pene a chi evade oltre 100.000 euro l'anno, insomma avere delle pene più consistenti. Bene, questa è una direzione buona che deve essere applicata però dappertutto e soprattutto, questa è una cosa che abbiamo fatto con Salvini e io apprezzo molto, sono le assunzioni delle forze dell'ordine che obiettivamente hanno il compito di vigilare e controllare ed essere quindi presenti sul territorio e devono avere la possibilità di mettere in carcere o comunque di portare con una certezza della pena chiunque all'interno delle questure e non che all'interno di una questura succeda quello che è successo qualche tempo fa, che una persona può permettersi di ammazzare due lavoratori delle forze dell'ordine, che è stata una cosa gravissima quella che mi ha terrorizzato in un primo momento, in un secondo momento mi ha fatto pensare cavolo ma in che condizioni siamo se questo è riuscito a fare questa cosa? Pace all'anima di queste forze dell'ordine che io rispetto tantissimo, ma non si può andare avanti così, c'è bisogno che il sistema legge, il sistema controllo sia più ferreo e più presente, altrimenti è vero, succede che uno va in autobus e si sente libero di non prendere il biglietto, va nella metro e non prende il biglietto, oppure non paga la tassa, che ne so, la Tari, dei rifiuti, lascia tutto abbandonato perché tanto in Italia funziona così. Ecco, quindi secondo me questo è un punto fondamentale di equità per tutti. Però qualcuno si arrabbia se poi qualcuno ammazza un carabiniere e gli mettono la benda mentre è dentro la sala dell'interrogatorio, quindi qua ce ne sarebbe tanto. Ma c'è anche chi si è arrabbiato per Cesare Battisti, che è stato fotografato quando l'hanno portato in Italia. Io sono stato uno dei primi che ha detto, ma è giusto che sia stato... Diciamo che certi politici e certi partiti si diano una ridimensionata e capiscono bene, parlo in generale. Secondo te, E quindi ora ti rispondo anche se la domanda è perché aveva la benda. Pitone, dopo la parola a te. Che viene trattato chiunque. Non ho capito, scusi. Tu giustifichi... No, non ho sentito il primo pezzo. No, secondo me tu giustifichi il fatto che quel signore che era stato là, che era quello che aveva ucciso quel carabiniere, cioè imbavagliato, eccetera, tu giustifichi questo. Allora, quel criminale, forza dell'ordine. No, lei deve leggere il perché lo hanno messo una benda, perché altrimenti strumentalizziamo pure le fotografie. Cercava di prendere a testate i carabinieri che lo tenevano fermo, gli hanno messo la benda affinché non vedesse. Hanno sospeso allora, i carabinieri, purtroppo, dico. Scusate un attimino, no, concludo perché è una cosa. Se avessero bendato, se avessero un carabiniere, noi ci scandalizziamo perché gli è stata messa una benda. Ma non è quelle problemi. Allora di cosa parliamo? Scusa, cioè, se avessero bendato rischiamo con i piedi per terra. Scusa, allora sono razzisti pure i carabinieri? Se avessero bendato anche l'extracomunitario, se avessero bendato quello che una battuta al volo. Se avessero bendato il personaggio che ha ammazzato i due carabinieri, probabilmente questo non avrebbe ammazzato nessuno. Dovrebbero farlo come prassi. Così eviti di avere sti problemi. Io penso che il nostro debba essere uno stato di diritto. È anche un criminale, purtroppo, perché il primo a dargli una mazzata in testa sarei io, ovviamente, però noi siamo in uno stato dove deve rispettare le regole del diritto, perché noi abbiamo avuto precedenti gravissimi, tipo quello che è successo alla caserma quando c'è stato il G8 a Genova, va bene, alla caserma Bolzaneto, dove purtroppo dei ragazzi manifestanti sono stati malmenati, massacrati,
torturati da pezzi dello Stato. Questo non può succedere. E chi ha sbagliato, invece, ha pagato. Lascia perdere se poi sono quelli che hanno spaccato, quelli che l'hanno spaccato, tu l'hanno preso e messo in galera. Mi riferivo a coloro che sono entrati nella scuola. Questa è la differenza fra noi e voi, vedi? Io penso che lo Stato di diritto, no, lo Stato di diritto deve valere per tutti, perché se tu travalichi quello che è la norma, soprattutto tu che rispetti, devi, cioè rappresenti la legge e devi far rispettare la legge, è una cosa gravissima. Se non lo capisci, secondo me è una cosa grave questa. Dopodiché va bene, se per te va bene prendere uno perché ha anche ammazzato un altro, io cittadino posso dire io lo ammazzerei, ma chi rappresenta lo Stato non lo può fare, non lo deve fare. Era in caserma, cercava di tirare delle testate ai carabinieri per non toccarlo. Ma me ne frega il fatto specifico, in generale dico io, va bene. Allora, se non si capisce, anche sulla questione, non so se posso continuare. Non dica non si capisce, perché non è che sono stupido, non è d'accordo su quello che ho detto, ma no che non si capisce. Non mi devo parlare, Tonio, io faccio fare par condicio sempre. No, poi sulla questione, scusami, della questione razzismo, è evidente che non è che viviamo in un paese in cui usciamo con si esce con i cappelli come in America, eccetera, però c'è un clima di discriminazione che palesemente che circola tra la gente, che prima non c'era. Ormai tanta gente si sente autorizzata sui social, dovunque, a fare tipo apprezzamenti che prima uno si sarebbe anche vergognato a fare, per dire. Quindi quando la politica, soprattutto la politica che ha un ruolo istituzionale, non capisce che deve utilizzare termini, comportamenti, dare esempi di buona pratica politica, allora se i nostri responsabili politici si comportano in maniera totalmente diversa, come l'ultimo del popolo che può fare quello che vuole, dando la possibilità a tutti di fare quello che vogliono senza avere più remore, perché ormai avere un'offesa razzista nei confronti, è successo qualche mese fa per esempio a Cosenza, che c'è stato un bambino tunisino che si è avvicinato a un bambino in carrozzina, per accarezzarlo il padre gli ha dato un calcione e l'ha mandato all'ospedale, per dire. Cioè, allora, è evidente che episodi del genere, probabilmente se il clima italiano è un po' più tranquillo, viviamo tutti un po' meglio, se riusciamo a capire qual è il limite anche del comportamento e del rispetto degli altri. Dopodiché, se quello non paga il biglietto, scusa, ma questo c'entra poco, ma è chiaro che questi sono atteggiamenti, non so, danno, tu lo prendi, se ha detto stai in Italia, sta bene, se non lo mandi a casa a calci del sedere, ma cosa c'entra sta roba qua? Non c'entra niente. Come la roba della Sega, è una cosa di violenza quella della Sega. Quello che sta succedendo a Liliana Segre, che è una delle poche sopravvissute allo sterminio e al genocidio degli ebrei, cioè non è una cosa che è di violenza semplice o un razzismo così, cioè è un ritorno degli istinti peggiori che ha vissuto anche questo paese. Ma guarda che io non credo che la Segre venga offesa perché è stata nei campi concentrati. Certo, perché ma, è ebrea, guarda, viene offesa la Segre, perché guarda, è ebrea, guarda, viene offesa, guarda, la Segre, come, perché? Sì, ma non è... Come no? Guarda, e non c'entra niente con la commissione che l'ha votato meno, non c'entra niente, che sia chiaro. Secondo me... è un problema di continuare a tirar fuori argomenti. Cioè, io credo che un insulto, un'offesa o un qualsiasi atto di violenza da una persona verso una persona vada condannato alla pari. Sia questo allora, fatto contro il Presidente della Repubblica, contro la Segre, contro allora, l'ultimo degli ultimi. Questa è la differenza, quello di... Cioè, quello premesso che... tutto allora, rispetto allora, che va portato quello, alla allora, storia di quella persona. Il tentativo di ridimensionare questa cosa, riportando tutti a singoli fatti, diversi l'uno dall'altro, è questo il grave errore. È quando una volta si combatteva la mafia e ogni singolo reato commesso non era, incastonato in un percorso che era quello del crimine mafioso che controllava tutto il territorio. Quindi ogni cosa era singola, quindi questo, l'estorsione, perseguiamo l'estorsione di questo, perseguiamo l'omicidio dell'altro. Erano tutte cose collegate di una organizzazione. E questo è lo stesso, se tu ogni singolo fatto lo guardi a sé stante, è chiaro che è un fatto che a parte, è l'imbecille, c'è il vostro esponente, anche il mio esponente può essere del mio partito che dice una sciocchezza, ma noi dobbiamo guardare il clima complessivo che sta crescendo di intolleranza. Se questo noi non lo capiamo, ragazzi, il è una cosa grave. Se tu mi giustifichi pure il fatto che quello gli ha messo la benda,
Cioè io questi, cioè, allora, gli spacco la testa, voglio dire, è chiaro, perché non voglio pensare alle famiglie di quei poliziotti, di poveri poliziotti ammazzati, ma ci mancherebbe. Ma lo Stato deve fare, lo Stato, e deve far rispettare le leggi. Poi sul razzismo, ci sono le leggi sul razzismo, cioè che condannano e che individuano quando uno ha un atteggiamento razzista oppure no, voglio dire. Grazie, grazie Pepitone. Voglio replicare Canella, no, velocissimo, devo dare la parola a Tognoni. Penso che ormai la situazione sia ben chiara. Certo. Continuiamo a tirarla fuori e a girarla attorno come il minestrone. E violenza è violenza, razzismo è razzismo. Okay? Io credo che, e lo testimonia, abbiamo preso una telefonata fino adesso, di una persona normale, un cittadino normale. Il problema è che sente la gente... Scusa, io non credo che quella signora, quello che ha detto quella signora prima, che gli immigrati vanno a dire, guarda, a lei: noi non versiamo, non lavoriamo per versare le vostre pensioni. Guarda, io non so, cosa dicono. Ma cosa fammi non la cortesia. C'è, guarda, qualche esponente politico di sinistra che sostiene questo pubblicamente. Ma e probabilmente, ma quella è un'altra cosa. Probabilmente dire, ma no, la che cosa, la poi, signora sono andata, guarda, a dire, ma dai, ti spiego anche la mia posizione, no, velocemente. Penso che tutti qua siamo seri. No, in genere non mi riferivo a te, la battuta della signora. Allora, c'è una questione di esasperazione sociale nei confronti delle ingiustizie e delle imparità sociali. Su questo siamo d'accordo. E questo dopo prende una sfumatura, l'altra sfumatura, prende diverse sfumature. Dopo è logico che su una base di mancanza di cultura la cosa monta più velocemente, allora, e in maniera più importante. Però il problema è a livello nazionale di disparità, questo fa sì che il cittadino agisce e mette le mani avanti in maniera distinta, prendendo dentro tutti. Invece di porre dei paletti chiari, la politica amplifica queste cose spargendo odio, divisioni, creando situazioni di rotture, sì, creando sociali, l'iniquità sociale. È chiaro che questo, cioè, sì, guarda. Cioè, scusate, perché sennò adesso vi interrompo un attimo. Mi riferisco proprio al tuo leader, Salvini, mi riferisco. Antonio, prima di darti la parola, sentiamo un po' di messaggi da casa, cosa ne pensano, perché continuano, non stanno arrivando, quindi leggiamoli un po'. Prego, Alessandra. Saluti al nostro favore. Adesso partono, o meglio continuano, le minacce contro chiunque è sbagliato. Si guardano tanti concetti, ma in realtà, seppure importanti, adesso servirebbero anche altre cose come lavoro o welfare. Italiano razzista è diventato l'alibi del politicamente corretto, intanto le periferie sono abbandonate a se stesse. Purtroppo di pazzi e invasati è pieno il mondo, dire che non sia vero è sicuramente falso, ma dire che ci sia un problema non so se sia davvero così. E quelli dell'est che ci hanno ammazzato il lavoro, cosa ne pensate? Blocchiamo i porti, rimandiamoli a casa, intanto l'Europa proclama buonismo senza se e senza ma, sulla pelle del pantalone italiano. Un po' tutti, cioè, verso quell'area un po' che dicevano. Allora, il substrato del razzismo ha come base l'insicurezza sociale. Allora, le statistiche, visto che tutte le cose si fanno con i numeri, quindi anche questa cosa qua ha un risvolto sui numeri, in 10 anni i furti nelle abitazioni sono aumentati del 127%. Nelle aziende, fonte CGA di Mestre, visto che viene citata su tutti, diciamo, i riferimenti principali dello Stato, aumento del 148%. Allora, una persona che ha la casa svuotata o l'imprenditore che ha l'azienda svuotata più volte, secondo voi chi pensa che sia andato a svuotargli l'azienda? L'italiano di turno? Sappiamo benissimo chi fa ste cose. Quindi questa è la base. Questo è razzismo. Questo è razzismo. Questo è la base. Questo è proprio l'esempio del razzismo. Ferma. Dire, pensare che uno, chi vuoi che sia stato. Certo. È sbagliato. Bisogna parlare di delinquenza. Se mi lasci finire. Purtroppo. Cioè, questa, chiamiamola insicurezza sociale, alla fine, diciamo, goccia su goccia, sta creando nell'italiano una repulsione che l'italiano non ha mai avuto. Questa è la verità. Perché tu hai poco da dire, è razzismo. Cioè, se il tuo vicino di casa svuotano la casa o casa tua viene svuotata, tu cosa dici? Cioè, sicuramente è stato quello che sta all'ultimo piano di casa mia. Questo era. Allora, e questo è un elemento. Ma in azienda mio cugino, un dipendente si è portato via un pezzo alla volta tutti i pezzi dell'azienda. Sto parlando azienda svuotata, non ti azienda ho detto, svuotata si è portato via tutti i pezzi. Un sacco di dai, roba. Siamo seri, cioè, nel senso, ma sono che, serissimo, è andato sui giornali. Ok, allora c'è. Cioè, questo gli va dato la medaglia perché è un italiano che, diciamo, ha licenziato. Cioè, non ho detto che allora, allora il ragionamento che ti sto facendo è questo. Purtroppo, cioè, la mancanza di sicurezza nella microcriminalità, e poi lascio la parola, giuro che non parlo più. No,
crea purtroppo diciamo questo senso di repulsione all'italiano, che poi alla fine su cui va a germogliare questa problematica, che però non è una problematica italiana, questa è la verità, perché l'italiano alla massima li manda a fanculo, questo è quello che succede, all'estero li ammazzano. Tonio, prego, perché è il suo turno. Allora, intanto, prima si è parlato di numeri, di dati rispetto ai maggiori furti in casa, e poi si è detto quasi di sicuro sono, li identifichi come lo straniero. Allora, voglio anche qua avere dei numeri, voglio anche qua sapere i dati quali sono gli arrestati italiani, quali sono gli arrestati stranieri, perché sennò appunto ha ragione che Cusumano nel dire ok, questa è l'applicazione pratica del razzismo, ma lasciamo se fare. Vuoi poi se ti faccio tutto il resoconto, non è, non detto è questo problema. Il problema secondo me è quello che è rilevato Pipitone appena adesso, cioè c'è un clima in cui pian pianino si sono sdoganate una serie di questioni. Si è sdoganato sempre di più, si è sempre alzata l'asticella del sopportabile come qualcosa che di quello che viene detto, per cui una volta è il negro, una volta è qualcos'altro, e ci si abitua sempre di più. Questo è il clima che abbiamo intorno, perché nei luoghi di lavoro o nel mondo in cui si vive normale, prima non c'era una maggiore attenzione anche nel lessico che si usava, nelle cose che si dicevano, nelle espressioni che si utilizzavano. Adesso invece si è sdoganato sempre di più questo livello. Si passa sempre ad sopportare quello che prima veniva considerato un'offesa. Il clima che si è generato è questo. Quando tu metti le foto delle quindicenni che ti mettono fuori il cartello contro quello che dici e le metti al pubblico ludibrio, vuol dire elevare il livello di violenza. Far passare sempre di più un sistema nella testa delle persone il fatto che è normale che questo possa accadere. Certo. E questo è fuori da ogni grazia di Dio. Questi qua sono tutti pezzi che devono essere messi insieme, come diceva Pipitone prima. Se tu non li metti insieme, allora è il deficiente di turno che allo stadio dice determinate cose. Se tu invece metti insieme questi pezzi, ne abbiamo citati vari di esempi in questa ora e qualcosa che siamo qui, probabilmente vuol dire che c'è un problema. Dopodiché la questione della legalità va affrontata. Se c'è la persona, di qualunque etnia sia, che non paga il biglietto, che non rispetta le leggi, che non paga le tasse, deve essere punito, che sia italiano, che sia straniero. Non mi interessa niente a me questo. Assolutamente, però deve essere punito, che sia italiano che sia straniero. Non paghi le tasse, evadi, vieni punito. Entri in una... vale per tutti, la legge deve essere uguale per tutti all'interno di uno stato di diritto. Quindi lo stato deve essere il primo che quelle leggi le deve rispettare all'interno di una caserma o fuori da quella caserma. Perché tu carabiniere o rappresentante delle forze dell'ordine non puoi metterti a fare le foto della persona bendata, al di là che non lo puoi fare, non puoi neanche metterti a fare le foto e poi a pubblicarle? Non l'ha pubblicato. Prima cosa. Allora come sono arrivato come fuori, arrivato, scusa. Scusami. Spiegamelo perché allora, non lo so. Non ho detto non le pubblicate lui quello che le ha scattate. La foto non gliela fai. Non devi fargliela. Non devi fare la roba. Allora, scusate, anche se, cioè, guarda, con molta serenità. Su certe cose sono d'accordo anch'io, ma voi dovete vivere il momento e non parlare da una seggiola. Tutto quello che vuoi. Nel momento, scusate un attimino. Ma tu sei rappresentante dello Stato. Ascoltate, allora, nel momento in cui non riescono a tenerlo fermo, perché vuole spaccare tutto, tirare delle testate, è stato l'unico modo per non toccarlo, per non fargli... Ma dai! Ragazzi, leggetevi i verbali! Ma quale balle? Vabbè, allora voi siete dalla parte di quello che ha ammazzato i carabinieri, devono fare tre nuove balle. Allora, stai calmo, stai calmo. Ma vergognati te. Io sono sempre dalle parti dell'ordine, dalla parte della legge. Ma chi ti ha detto niente? Ti ho fatto una domanda, puoi al massimo rispondere. Ma che razza di gente? State difendendo, state attaccando la modalità per cui è stata messa la bestia.
io non mi vergogno, ma difenderò quel paese, guarda, no, no, ma faccio da quel paese, tu non ti permetto di mettermi una cosa del genere, scusa, io come dico, ti permetti, io mi permetto ma di dire quel che paese vai, vabbè, sarai fare educato, no, ma maleducato sarai te, stai calmo, hai detto che io sono dalla parte di quelli che hanno mezzo di io ho fatto una domanda, io ho fatto una domanda, neanche ti conosco, ma chi sei, io ho fatto una domanda, fammi la cortesia, ma ti faccio la cortesia, ma quel paese faccio, no, ci vai tu a quel paese, ti faccio per me, ma chi ti conosce, per piacere, a casa cose da matti, contraddistri- ma cose da matti, scusa Pipitone un attimo, questa trasmissione di solito si contraddistingue diverse, tante altre, veramente, ma per il fatto che ne parlavamo anche questi giorni con alcuni che ci hanno chiamato eccetera, che cerchiamo di non urlare troppo, sì, ho capito, rispetto. Io mi scuso, no, però no, scusa, io uno che ti dice, uno che ti dice però che tu stai dalla parte di chi ha ammazzato il carabiniere, scusami, questo mi hai detto, e vediamo la registrazione adesso, ora vediamo la registrazione, scusate, e sentirà che c'era un punto di domanda, allora, perché non accuso mai nessuno di persona, è la prima volta che la vedo, ma cosa vuole? Io voglio, io lascio la parola a tutti per giustificarsi, però un attimo, cerchiamo di calmare un attimo gli animi, dopo vi do la parola a tutti quanti, ritornate se volete un argomento, sentiamo un po' dalla regia le interviste della nostra Giulia Tasca, nell'ambito appunto abbiamo due tornate, sentiamo la prima su Balotelli e poi anche quella sul razzismo in generale in Italia, prego regia. Del vero non ha detto che Balotelli non è italiano, cosa ne pensi? No, beh, non sono d'accordo, cioè non condivido, ecco. Ma sicuramente la dichiarazione è forte, dopo io sono un attimo nel limbo, nel senso che penso che tante volte venga strumentalizzata sia una cosa sia l'altra, sicuramente dichiarazioni di questo genere per me non devono esistere, soprattutto nel mondo in generale, ma soprattutto nello sport, che ha dei valori che devono essere sicuramente quelli di, diciamo, inglobare, unire le persone, quindi io sarei per una netta, come si può dire, netta contrapposizione a queste parole e per cacciare questa gente dagli stadi. Non so quanto effettivamente ci sia la voglia di farlo da parte delle autorità e di chi anche condanna solo a parole queste dichiarazioni. Allora, per me italiano può essere chiunque e nessuno, l'importante è che abbia un comportamento adeguato, indipendentemente che sia nato qua, dal colore della pelle. A Balotelli uno è italiano, però dopo si attira a Balotelli, nel campo da calcio a fine che c'è di Sfotò, che in realtà non gli offende come persona nera, lo offende come giocatore, siccome che le sempre di combinare tutti i colori, a fine è anche giusto che gli dica, perché a fin fine bastano dare retta. Ciò che lui vuole farci vedere, che vi ha offeso, nella squadra del Verona, che nel Nato di nero, in teoria dovrà, allora, se anche solo con Balotelli vuol dire che sarà un motivo, no? Il capo degli ultra del Verona ha detto che Balotelli non è italiano. Secondo lei cosa ne pensa? Secondo me ha detto una stronzata, perché lui è italiano di adozione, e anche se non è italiano è sempre un essere vivente che si deve rispettare. Secondo me è italiano, cioè non c'entra il colore della pelle. Se uno ha la cittadinanza italiana, è italiano a tutti gli effetti. Poi il caso di Balotelli, cioè, secondo me è stato esagerato un po' dai media, ecco, tutto qui. Io penso che in Italia, specialmente negli stadi, nelle curve, diciamo, molti ultra, molta gente che guarda le partite di calcio è gente ignorante. Ci sta una grande ignoranza in Italia, specialmente a livello calcistico. Io ho giocato in campi anche più piccoli, locali, e ho notato questa ignoranza, offese gratuite, razziste, senza alcun tipo di fondamento. Io ho amici che hanno colore di pelle diverso dal nostro, che sono puramente italiani, anche se i genitori non sono italiani. E quindi il mio giudizio di queste persone è che sono persone ignoranti e che non vadano proprio esiliate dal mondo sportivo e da quasi forse una società. Sì, no, 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 beh, lui, secondo me, poverino, è il capo degli ultras del Verona, probabilmente non ha mai avuto modo di conoscere delle persone di altre nazionalità, perché parliamo non del colore della pelle, ma effettivamente di persone che vivono dei valori che sono comunque universali e che spero, auguro anche a lui di viverli, non so, come per esempio il volersi bene, le emozioni, l'emozionarsi per un gol, insomma, dovrebbe andare oltre il colore della pelle e vivere più di valori veri,
centrati sulla persona. Tutto qua. Eccomi, siamo ritornati in studio, avete sentito, proprio eravamo sul primo tema di Balotelli e tra l'altro, oltretutto, insomma, abbiamo passato il termine, siamo entrati nell'ambito proprio del razzismo, perché un po' è stato accennato, non è soltanto per quanto riguarda il calcio oppure la considerazione, abbiamo visto, abbiamo sentito i nostri gentili ospiti in detto tema, ma abbiamo ancora tantissime sms che continuano ad arrivare, evidentemente forse non attira l'argomento, ma mi pare invece che sia ben partecipato, no? Prego, prego Alessandra, leggiamo un po'. Problema italiano o forse europeo? Dal blocco di Visegrad, passando per l'Austria, il migrante economico porta spesso problemi. Accogliamoli tutti, lo dice Papa Francesco, intanto il cardinale Ruini apre al dialogo a Salvini, forse anche la Chiesa ha qualche problemino. La popolazione carceraria straniera, ma forse la mancanza della certezza della pena, sono il terreno fertile per seminare razzismo. Migranti economici e chiamarli clandestini, pronti ad essere reclutati dalla criminalità organizzata dello spaccio e della prostituzione? Razzismo o forse disparità di trattamento tra il clandestino e il povero autoctono, dalla Chiesa allo Stato, solo corsie preferenziali. Grazie, un po' sembra un po' tutti quanti che vanno sul tema dell'immigrazione, mi pare di vedere, quindi anche da casa associano bene o male, non so se giustamente o impropriamente, qua me lo dovete dire voi, Cusumano, associano impropriamente o impropriamente insomma il tema razzismo, il tema immigrazione, alcuni addirittura parlano di clandestino, solo su quello là come se fosse solo il clandestino che fa razzismo, ma poi voglio dire, ahimè, la cronaca locale, la cronaca nazionale e internazionale, voglio dire, purtroppo da altri esempi, o no? Potrei risponderti con un esempio, Alberto, in realtà molto semplice. Cittadino italiano di seconda generazione, magari viene appunto dall'Africa o adottato, semplicemente parla veneto, italiano, non conosce magari neanche l'inglese o altre lingue, adottato, come ce ne sono tanti, e come passa davanti a delle persone, in automatico molte persone pensano che questo abbia una serie di, non dico reati, però una predisposizione quantomeno a commetterne. Ecco, questo è razzismo, etichettare una persona per quello che non è e non andare a fondo. Vedere in quella persona un nemico, una ghettizzazione, per il semplice colore della pelle, quando magari invece parla veneto, perché è così, ce ne sono tanti. Io vedo le classi delle elementari del giorno d'oggi, io penso che per i bambini italiani, insomma, il problema del razzismo lo stanno superando tra di loro in maniera egregia, nel senso che io vedo anche i miei cugini più piccoli, hanno il compagno di classe cinese, rumeno, tunisino, cioè, ne hanno africano, ne hanno di tutti i tipi veramente. E lì qual è la differenza? Non c'è, sono tutti bambini, e ognuno studia, c'è chi diventerà ingegnere, chi diventerà dottore e chi no. Io per esempio lavoro con un sacco di africani, spesso d'estate, che porto in vacanza dei ragazzi portatori di handicap, e molti dei ragazzi che si danno da fare in questo tipo di attività sono ragazzi con borse di studio prese dall'Africa, vengono a studiare in Italia e hanno queste borse di studio e stanno tutti studiando ingegneria, medicina, informatica, nessuno sta facendo filosofia, letteratura, sono tutti molto improntati sulla produttività. E loro la sentono questa differenza razziale nella loro pelle, perché loro dicono: io sono qui per studiare, ho una borsa di studio, l'Italia mi aiuta, il mio sogno è diventare dottore e laurearmi, e allora loro sentono sulla loro pelle, si sentono discriminati. E non c'è motivo, perché obiettivamente sono cittadini identici a me e a chiunque altro. Quindi questo, secondo me, è un po' il problema che stiamo vivendo oggi, che si va a ghettizzare un gruppo di persone di una determinata etnia ed è estremamente sbagliato. Se c'è reato, quella persona deve essere punita. Punto. Che sia italiano, cinese, francese, qualsiasi nazionalità. Perfetto. Grazie, grazie Cusumano. Cannella, allora, avete un po' citato anche lei prima, diceva, no, la violenza non è un fenomeno diverso e astratto dal razzismo. Tutti e due ambiti, argomenti importanti, non necessariamente sono collegati, non necessariamente ovviamente viaggiano di pari passo. Però
E per quanto riguarda la violenza, che Cusumano ha detto adesso, l'avete detto anche in tanti prima, la certezza della pena, uno Stato deve essere presente, deve dare il buon esempio. Ma voglio dire, ci sono stati tantissimi reati depenalizzati in Italia recentemente, insomma negli ultimi 10 anni, e spesso e volentieri per reati che comportano anche eventualmente, oltre che la pena accessoria, anche la detenzione, non si va in galera per mille più uno motivi. E come fa a essere una certezza della pena se la percezione, non so se sia giusto, questo me lo dovete dire voi, se la percezione della pena è che a volte non viene applicata? È sbagliata questa affermazione che molti anche telespettatori riportano. Io credo che basterebbe a chiunque, insomma, magari io ho anche una posizione privilegiata in quanto sindaco e quindi ho contatto quotidiano sia con la polizia locale sia con le forze dell'ordine che presidiano il territorio di campagna, insomma di provincia normale dove risiedo, così come potrebbe essere in qualsiasi altra parte d'Italia. Ti dicono, ma se li mettiamo dentro domani mattina in Mimoia, ma se li mettiamo dentro, se li arrestiamo, se catemo a protesta sindacale in piazza, le manifestazioni, le bandiere. Io credo che stiamo ragionando su un tema dove non si troverà mai la quadra, nel senso che è evidente che una certa parte politica, in questo caso quella di sinistra, difende a spada tratta delle posizioni ideologiche, e quella più di destra ne difende altre. Poi la percezione della popolazione, prima abbiamo sentito la signora Bianca, adesso abbiamo letto una quindicina, una ventina di messaggi, più o meno tutti hanno lo stesso taglio. E quindi ritorno appunto sul tema che dicevo prima. Sì, il cittadino A non si sente sicuro, B non si sente tutelato, C non si sente alla pari degli altri cittadini. In una situazione, in un contesto del genere, è evidente che comincia a fare le differenze, comincia a fare il paragone. Ma perché io devo vivere in queste condizioni quando quello che è arrivato per ultimo con la barca vive meglio di me? O in quella situazione perché dopo il cittadino pensa alla sua vita domestica. Adesso noi siamo qua, ci piace fare politica, ci piace discutere anche di temi, ci piace arrabbiarci e dopo fare anche pace, ma il cittadino pensa andare a casa la sera quando ha finito di lavorare, stare tranquillo, in famiglia, cenare, stare sul divano, guardare la televisione, fare una vita normale. E quando questo gli viene in parte impedito da una condizione sociale, è evidente che dopo il clima si surriscalda. Quindi io non credo che il clima si surriscalda perché questo o quel leader politico, come qualcuno continua a voler far passare, usa termini, usa metodi, usa forme non convenzionali. È evidente che con l'avvento dei social network e di tutte le forme di comunicazione si è dato voce anche ai cretini che prima magari non apparivano, e quindi dando voce ai cretini è evidente che ti trovi il commento, l'offesa, la minaccia, il post. Okay. Ma non è che prima non li facessero, li facevano al bar, solo che non venivano registrati, stampati, screenshottati e amplificati. Ovviamente il social network è un ottimo canale di comunicazione, e i leoni da tastiera che fanno considerazioni anche del tipo certe volte azzardate ci sono, ma erano gli stessi coglioni, scusate il termine, che 20 anni fa lo facevano fuori dal bar o che lo fanno tuttora fuori dal bar, perché magari non hanno Facebook o WhatsApp o Instagram. Per cui io non credo ci sia un allarme sociale di implementazione della violenza e dei termini eccetera eccetera. Lo scontro sociale avviene perché c'è una netta e chiara percezione di disparità, di insicurezza e di ingiustizia sociale, ed è quello che ho detto in tutti i miei interventi qua questa sera. Io ripeto, porto la mia esperienza da sindaco, amministratore locale nel territorio, e guardate che io sono un sindaco della Lega, ma in giunta quando votiamo delibera del sociale non guardiamo mica se uno è di un'etnia o di un'altra, di una nazionalità o di un'altra. Io quando con l'assessore sociale e con la giunta voglio sapere chi è la famiglia, cosa fanno, come si mantengono. Mi incazzo da morire quando magari arriva qualche nome e so che è gente che gioca con le slot machine, okay? Indipendentemente che questi siano italiani o stranieri. Per cui io credo che veramente stiamo parlando del sesso degli angeli, di certe cose, di tematiche che a livello nazionale vengono fuori tanto per riempire pagine dei giornali e scontri a livello di opinione pubblica tra questa e quella fazione, ma che di fatto non producono niente. Cioè, credo che sarebbe molto meglio se ci si occupasse, e lo abbiamo
percepito, è stato il mio primo intervento, ho detto non è un problema, il problema in Italia è il sociale, è il lavoro, è l'economia, e adesso ti ritornano i messaggi con la gente che dice la stessa cosa. Credo che a qualcuno farebbe bene ogni tanto farsi una bella immersione di umiltà e stare in mezzo alla gente e sentire veramente la gente cosa pensa e cosa vuole. Grazie Canella, Gotardello. Allora, che un po' quello che diceva lei prima. Allora io vi faccio un po' un elenco, non tanto per rientrare. Ci ha chiesto se è un problema. Io ti ho detto che secondo me non è un problema. Non c'è un'enfatizzazione. Allora, io vi leggo adesso di un report, insomma, che sono andate agli onori della cronaca anche l'anno scorso, insomma, a marzo c'è stato ucciso un senegalese, no? Provocatoriamente vi leggo questi, da parte di un pensionato 65enne sul ponte di Firenze, perché voleva suicidarsi, dopo ha trovato l'immigrato l'ha ucciso. E a Rosarno viene ucciso Suleiman Lasacco, sindacalista di Milano, colpito a fucile nelle campagne calabresi. A Caserta è stato ucciso a giugno Dabi Esecu, forse sbaglio anche nella pronuncia, cioè due ragazzi del Mali, ospiti di uno spra di quel comune, colpiti da una raffica di colpi di pistola d'aria compressa. A giugno lo chef Konate Bunjagu, di 22 anni, da 4 anni con permesso regolare, Piombino mentre torna a casa, giovane donna nigeriana ferita a un piede, Ivoriano di 33 anni colpito alla pancia pistola soft air. A luglio due nigeriani che aspettavano l'autobus a Latina vengono colpiti dall'aria compressa da un bordo di una auto. E mi fermo su questo, ce ne sono diverse. È provocatorio, arrivo proprio per quello, perché so dove probabilmente... anzi, non voglio dire niente, prego Gotardello. Dillo tu, Gotardello, non abbiamo... Tanto ormai lo sapete dove andate a parare, mi pare ovvio, no? Mi dai l'assist. Cioè, allora, scusa, cioè che tu mi hai fatto l'elenco. Diciamo, un minimo elenco. Allora io dico scusa, perché non mi fai l'elenco anche dell'altra parte? Certo, ma adesso arrivavo anche su quello, ovvio, cioè, arrivavo anche su quello. Solo che l'elenco dall'altra parte, cioè non è, diciamo, la questione della pistola e soft air, o cioè, c'è un elenco chilometrico, diciamo, da stupri, violenze, furti, eccetera, che è molto più nutrito. Allora, certo, evitiamo di farlo per non istigare il razzismo, perché bisogna stare attenti anche su questo. Certo, perché abbiamo la funzione di spiegare, non certo, di stigare. Ma, sì, ma ti sto dicendo, cioè, evitiamo di farlo, perché purtroppo, cioè, anche qua bisogna stare molto attenti, che nel momento in cui tu parli, cioè, tu non ti stai esprimendo. Bisogna che stai attento che non ti diano anche questa colpa, perché in Italia siamo stati talmente bravi da farci anche le leggi per evitarci di parlare e portare, diciamo, le problematiche che sono nostre problematiche, del nostro territorio, dei nostri cittadini. Questa è la verità, purtroppo, in Italia. Allora, questo fa sì che la gente sia sempre più frustrata e che chi dall'altra parte dovrebbe rispettare le nostre leggi se ne approfitta per non rispettarle. Perché i primi, diciamo, a non rispettare le leggi siamo noi, ma chi arriva in Italia ne approfitta due volte. Allora, si parlava prima di certezza della pena. Allora, questa compagine di governo è riuscita a risolvere, secondo me, un problema per il futuro, quello delle case di riposo per gli anziani. Sì. Perché adesso, cioè, con l'ultimo provvedimento, quello, diciamo, del carcere agli evasori fiscali, creeranno le carceri di riposo. Siccome chi, diciamo, evade generalmente più di 100.000 euro ha più di 65 anni. Per cui questo è sicuramente andrà in galera. Perché cioè, tu evadi le tasse, hai più di 65 anni. Di conseguenza faremo le carceri di riposo. Tu vai in galera e più... Cioè, perché questo è l'opinione. Gli vogliono togliere il voto a chi ha più di 65 anni. Evadi, vai in galera. Cioè, cazzo, cioè, lascia stare, cioè, io, cioè, è questo governo qua, quindi alla fine, cioè, tu lascia stare, allora scusate, io adesso l'ho ironizzata, non dire sta roba, scusate, qua che non sta lanciando in terra, allora io l'ho un po' ironizzata per evitare di essere, va bene, ma lascia stare, allora lasciatemi finire, dai, quindi alla fine il vero problema è che c'è una cultura anti-impresa in Italia che non è mai stata così forte. Questa è la verità. E quando manca il lavoro, l'italiano diventa cattivo, diventa razzista. Cioè, tutto quello che in ogni caso è l'apertura, l'accoglienza che è tipica dell'italiano, cioè, si dissolve. Allora, il fatto di far mancare il lavoro, cioè, è un substrato pericolosissimo. Perché crea una contrapposizione sociale altissima. Oggi si parla di ridistribuzione della ricchezza.
È la stessa cosa che si diceva negli anni 70 dell'esproprio proletario. Casa mia, cioè, ridistribuzione di ricchezza, esproprio proletario è la stessa cosa, solo che oggi l'abbiamo arricchita di una forma un po' più edulcorata. Dopodiché, tu evadi 100.000 euro, che 100.000 euro secondo me, se fanno due conti, esequei che probabilmente un qualsiasi disgraziato elettricista se fa probabilmente se è smette a dichiarare. Quindi 100.000 euro, alla faccia voglio dire. Io non ce la faccio più tanto però. Allora scusatemi, cambiamo target, cambiamo. Forse faccio un esempio, un elettricista importante, che vale 100.000 euro all'anno, è un delinquente. Perfetto, facciamo finire il ragionamento. Scusate, volete che facciamo una scommessa? Scusa, volete che facciamo una scommessa? Ma non scommetto, sono contro il gioco d'azzardo. Beh, perfetto. Cioè, infatti lo Stato è il primo che ci guadagna 70 miliardi. So, vabbè, non importa, a parte la battuta. Allora, il problema di fondo rimane uno solo, che se noi dovessimo mettere veramente in galera tutti quelli che in qualche maniera supponiamo che vadano le tasse, perché oggi in Italia, cioè, tu vai sotto processo e rischi di finire tritato e soprattutto in galera, quando magari sei innocente. È la storia di Lupi, che né più né meno di due giorni fa aveva un trafiletto così lungo, che avevano sbagliato a trascrivere le intercettazioni e è stato assolto con formula prena sul fatto che rubava, diciamo, sui progetti. Cioè, questo succede in Italia. Allora, va benissimo. Allora, no, ma va benissimo. Scusa, cioè, con questo sistema qua faremo le carceri. Allora, faremo le carceri di riposo, riempiremo le carceri di imprenditori e faremo in modo che al di fuori siano spacciatori, cioè tutta sta gentaglia qua che sono reati minori che non preoccupano. Ma voi lo sapete che c'era. No, ti dico solo che hanno fatto. Allora, insieme delle cose che non c'entrano niente. Ci stanno insieme. Ci stanno insieme. Perché diciamo la certezza della pena noi la applicheremo solo agli imprenditori. A dire che tutti quanti, chiunque sia che non rispetta la legge, deve essere punito, sì, secondo i termini, certo, di legge. Però c'è okay? Una legge, c'è una legge, quindi, c'è una legge non, un po' più forte. Allora, c'è una certezza, incarognendo contro l'imprenditore. Assolutamente no. Guarda che la questione, perché il nero tratto non lo fa solo l'imprenditore, perché dopo qua andiamo a vedere, ci sono tante altre particolari che si possono. La questione di togliere, mettere insieme queste cose mi sembra un po' forzato e strumentale. Lasciami finire, dopodiché dici tutto quello che devi dire. Allora, la questione, sì, vabbè, certo, e sono d'accordo. La questione di togliere lo scudo, diciamo, all'IVA per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, dello scudo penale, cioè, nasce in questa filosofia. Cioè, bisogna colpire fino alla fine chi produce. Questa è la verità. Ma c'era la Lega che l'ha tolto. Scusate, signore, un attimo, diamo subito la parola. Abbiamo una telefonata da casa. Buonasera, con chi parliamo? Ciao Alberto, sono Vincenzo Carissimo. Saluto i tuoi ospiti, saluto. Questa sera è una serata caliente, hai visto? Alessandra. Grazie, la saluto due volte perché è l'unica donna presente. Esatto. Ciao Alessandra. Beata tra gli uomini, no? Dicevano. Comunque. Allora, volevo aggiungere qualcosa a quello che avete detto. Avete parlato di Balotelli. È successo qualcosa sempre qui in Lombardia, praticamente in un campetto di calcio dove giocavano bambini di 10 anni. Una mamma gli ha detto a un ragazzo negro di 10 anni, gli ha gridato: sei un negro di M, no? Esatto, sì. È la cosa più bestiale che possa esistere, certo. Alberto. Certo. È la cosa più bestiale che potesse esistere, no? Tra bambini tirare queste situazioni, cioè Balotelli è una persona conosciuta e altro, no? Però queste sono cose che, per quanto ci riguarda qui in Lombardia, tutti i telegiornali ne hanno parlato, poi ovviamente fa meno notizia di Balotelli, no? Purtroppo. Quello è ovvio, no? Poi parliamo, qui si parla, ci sono due pesi e due misure, no? Ricordiamo tutti quelli che vengono dall'estero, di colore diverso, che dal Veneto giù fino al sud lavorano i campi, vanno a mungere le vacche, fanno tutti quei lavori che gli italiani onestamente non li fanno più, no? Poi però vediamo servizi in cui in tutte le città ci sono roba di droga e mischiate sono sempre loro, cioè diciamo una cosa e l'altra, cioè c'è una contraddizione che non finisce più, no? Onestamente poi sulla certezza della pena lasciamo, solo in Italia fai certe cose, non vai neanche in galera, commetti fino a 15 furti, 20 furti e ancora sei in giro, quando vai in galera ti premiano, se sei bravo ti
si scontrano 3 mesi ogni anno, poi vediamo addirittura quando ammazzano delle donne condannate a 16 anni, 14 anni, ma scherziamo. Comunque vi auguro buonasera e vi saluto tutti, ciao. Caro Vincenzo, grazie, grazie della riflessione su questo, perché evidentemente anche da casa, sì, c'era quel caso che diceva lui su una squadra di Pulcini, di Desio se non sbaglio, in Monza-Brianza, quello che citava prima il nostro telespettatore. Gori, allora la certezza della pena è una percezione, che l'ha detto anche adesso questo signore da Pavia, no? È una percezione che non viene applicata per certe cose, così diceva, 15-20 furti prima di andare in gara. E se uno non ha niente, come fa a risarcire lo Stato? Certezza della pena, da qualche punto di vista, o la pena amministrativa o una pena inflitta penale. Come Fratelli d'Italia abbiamo sempre detto che la certezza della pena del tutto in Italia non c'è. Basta vedere, come accennava prima il sindaco, che si viene fermati per lo stesso motivo, per 20 volte, per spaccio, per rapina, per tentata estorsione, e poi si esce nuovamente fuori, no? Ora non voglio far nomi, ma comunque i nomi sono anche sui giornali. Rimanendo sul territorio padovano, ci sono indagati presunti di favoreggiatori dell''ndrangheta con qualche centinaio di milioni in un conto corrente, con centinaia di appartamenti, sia in centro a Padova che meno. Potrei fare il cognome perché sui giornali, però poi alla fine, dopo il sequestro, siccome è nulla tenente, soltanto un prestanome, viene restituito tutto il malloppo, chiamiamolo così. Quindi la gente, quando legge queste cose, che percezione di certezza della pena ha? Si legge di criminali che sono stati presi in flagrante, che poi magari durante la rapina sfuggono, vengono feriti, e io sono contrario a chi spara alle spalle, comunque deve essere una reazione solamente per legittima difesa in caso di pericolo personale di morte, però poi alla fine, nel caso in cui venga aggredita la persona, l'anziano, l'altro reagisce, gli fa un graffio, tipo a Perugia o a Foggia, non mi ricordo, gli vengono chiesti anche danni da parte della famiglia di colui che ha commesso il crimine. Ecco, se mi dici c'è la certezza della pena o c'è la percezione di mancata certezza della pena, sicuramente c'è la percezione che la pena non viene sempre assolta. Se poi aggiungiamo il fatto che si vogliono premiare con delle buone uscite anche coloro che sono stati condannati per mafia con 10 omicidi e poi possono avere un permesso premio, non so quale premio perché nessuno ridà ai familiari, i figli o i mariti o le mogli, è un permesso premio solamente per uscire perché magari sotto Natale non vede la famiglia da 3 anni, quando in realtà la famiglia può visitare direttamente il reo condannato in galera. Ditemi voi se uno che lavora dalla mattina alla sera 14 ore al giorno, magari non arriva alla quarta settimana e vede che coloro che poi magari vengono pure arrestati, aggiungiamo ancora i miti in senso negativo della mala del Brenta, che poi possono aprire un'attività imprenditoriale soltanto perché ha tradito, dal loro punto di vista è diventato un infame, coloro che proteggeva una volta quando ammazzavano e spacciavano le persone. Ecco, ditemi se questo non è motivo per avere un dubbio su questa certezza della pena. Personalmente la certezza della pena non esiste, almeno fino all'ultimo giorno per cui si è condannati. Sono d'accordo per alcuni reati che le persone vanno recuperate, perché comunque c'è anche chi può sbagliare, questo lo riconosco, però per reati gravi insomma certezza della pena non c'è, mi dispiace, non c'è. Grazie, grazie. Ancora tantissimi sms da casa, prego Alessandra. Secondo me il primo passo per non vedere aumentati e alimentati i casi di razzismo è abbassare i toni, specialmente nell'agone politico, ma non solo. Razzismo italiano o forse l'ultima spiaggia di una sinistra corto di argomenti con una base elettorale sempre più allo sbando? Ho visto e seguito la querela del giocatore del Verona e francamente non so cosa pensare. Non capisco se erano pochi sfottò o altro più serio. Ma come possiamo parlare di razzismo quando parliamo di un calciatore milionario arrogante che non ha mai rispettato le regole? E poi qui vi seguo su Facebook, lo ricordiamo, siamo anche su Facebook. Massimo è ad assoluto rispetto per Liliana Segre, ma i problemi sono altri. Commissione sa quasi quasi di prove di censura, di revisionismo postmoderno, siamo troppo politically correct. Quando si parla di razzismo non si parla sempre e solo nei confronti degli stranieri o verso liberi pensatori di una certa parte politica. Io penso che chi offenda qualcuno o faccia apologia, strane teorie anacronistiche sia fuori dal mondo e sia da condannare tutte le estrazioni ideologiche negative.
Grazie, grazie Alessandro. Ah, Alessandra. Pepitone, insomma, alla fine sembra quasi che ci troviamo, vi troviate tutti d'accordo sul fatto che ci sia la necessità di una base, tra virgolette, culturale, quindi che vada ad alimentare, insomma, questo senso di anti qualcosa, sia di razza piuttosto che di ideologia più di altro, e dall'altra parte una certezza di pena sicura che possa essere, permettetemi una parafrasi, deterrente contro anche i più sciagurati, no, tra virgolette. E allora come mai non si riesce ad applicare in Italia questa cosa, se questo problema per voi esiste in Italia? Ma questo purtroppo dipende da un lato dalle norme, dall'altro di chi applica le norme. E gli esempi citati prima riguardano per esempio Padova, abbiamo avuto vari casi di alcuni soggetti, tra l'altro mi ricordo un paio abbastanza violenti, stranieri, che sono stati sistematicamente arrestati e sistematicamente venivano rilasciate l'indomani, incomprensibilmente ai più, me compreso, perché non riesco a capire se uno spacca il vetro oggi, domani spacca un altro negozio, domani ancora viene preso, riportato, cioè non si riesce a capire per quale motivo poi quando la legge consentirebbe onestamente di metterle in galera. Quindi sono le cose queste qua che lasciano in maniera trasversale tutti allibiti, devo dire. Quindi, e se ci sono delle norme che non vanno bene, devono essere ovviamente messe in condizione di funzionare. C'è un altro problema, che è quello sempre della qualità anche delle attrezzature delle forze dell'ordine, che non sempre sono all'avanguardia, anche se si sta cercando, mi pare di capire, sia il governo precedente che anche questo qua, di rinforzare dal punto di vista di uomini ma anche di mezzi. Però voglio dire, qua a Padova abbiamo problemi seri, basta sentire i poliziotti che spesso hanno problemi a uscire con auto vecchie, spesso auto non adatte, si rompere e così via. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che purtroppo non mettono in condizione spesso le nostre forze dell'ordine di poter essere al meglio, anche se devo dire il rapporto qua, il rapporto tra azione repressiva e deterrente delle forze dell'ordine è abbastanza buona, devo dire abbastanza quasi eccellente, perché abbiamo veramente degli ottimi uomini e delle ottime donne sul territorio. Il problema, ritornando al fatto dell'intolleranza e del razzismo, cioè non è che stiamo urlando che come dicevo prima, c'è il razzismo e che dobbiamo stare attenti. Quello che si sta dicendo è che è un tema reale, poiché tu c'è, come tanti dicono, ma il problema è un altro, anche i messaggi, ma si parla, ma tu c'è, parla, stasera, secondo me, in maniera molto giusta e lineare, ci ha parlato di un tema che magari per tante persone non è vissuto in maniera importante, da tanti viene sottovalutato, da tanti non è conosciuto, per tanti altri può essere un grave problema. Secondo me è una, come dire, è un fattore nascosto tra le pieghe della società che secondo me va in qualche modo affrontato e fatto emergere. Poi c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, ma immaginare che oggi ognuno possa, tipo sui social, dire quello che vuole, offendere chi vuole, diffamare chi vuole e appunto avere proprio delle offese razziste in maniera palese, è una cosa intollerabile che non può essere, che va perseguita, e che non può essere accettata, voglio dire. Quindi questo è il problema, e la politica deve fare la sua parte. Velocissimo, Cottarelli, a domandare le interviste. Allora, generalmente si parla di social, bufale, eccetera. Allora io cito la fonte. Questo è il settimanale Oggi, che 3 anni fa, o 2, fra l'altro me lo sono tirato fuori, per cui diciamo, ho proprio la parte documentale, quindi non è un articolo da social, portava un servizio sulla banda del cronometro. Era una banda che imperversava a Firenze e che spaccava in velocità i vetri delle gioiellerie e faceva razzia. E questa banda qua aveva una peculiarità, era organizzatissima. Allora hanno fatto, chiamiamolo, mesi sono riusciti a intercettare il capo della banda, il quale dava ordini alla società che faceva gestione di formazione a Timișoara, quindi rumeni, lo riportava al giornale, con buona pace, ce ne sono di bravi, ma questi facevano sto mestiere, e spiegava praticamente che dovevano seguire la formazione. Questi facevano mesi di formazione per venire a rubare in Italia. La base della formazione soprattutto era: quando vi prendono dovete fare, primo,
Azione di modalità di comportamento di fronte al giudice, per cui vi dovete dichiarare figli di madre, diciamo, che vi ha abbandonata, siete usciti dall'alcolismo, avete un problema, diciamo, con, cioè, è documentato questo, cioè, fa parte, cioè, non è che lo sta dicendo Gottardello, fa parte, è agli atti, dovete avere, diciamo, una situazione di figli a carico, cioè, una roba, diciamo, per cui la sceneggiata era tale per cui alla fine questi beccavano tutte le possibilità di questo mondo per uscire. Un giorno hanno intercettato la stessa telefonata del boss, il quale diceva a uno di questi che andava a rubare, che stava su, ha detto: scusa, di' ai deficienti dei tuoi amici che il primo che ruba una mela in Romania lo sbudello con le mie mani, perché rubare in Romania bisogna essere dei deficienti, perché ti becchi 5 anni, mentre in Italia puoi rapinare una banca e non ti becchi niente. Questo è quello che si dice, questo è il problema, purtroppo, in Italia. Allora io dico, scusa, e come mai la politica non ha mai dato risposta? Perché siamo tutti buonisti del cazzo. Ci sarebbe la possibilità di fare scontare la pena, diciamo, a questi signori in Romania, però purtroppo la norma dà la possibilità al condannato di scegliere il paese dove scontare la pena. Ovviamente, secondo te, dove sceglie? L'Italia. Invece, se dovremmo fare in modo che questo, tu sei rumeno, vai in Romania, tu sei africano. Dobbiamo pagare, però. Non è gratis sta roba. Non è gratis, cazzo. Ho capito? Ma allora, quando ne hai mandati 10, ti posso garantire che 100 non arrivano a fare ste cose. Va bene, un attimo, video sorprendente, perché dopo devo fare. Prego, Tognossi, perché ha parlato poco stasera. Anche si parlava di numeri prima. Allora, fonte di giornale. Quindi proprio molto distante dalle mie posizioni, no? Del 31 di agosto, che riporta i dati della CGA di Mestre, ti dice che nel 2017 sono stati 90.000 furti in bottiglie artigiane, eccetera, in base alle denunce che ci sono state, ridotte rispetto al 2014 del 15,6%. Io ho parlato 10 anni. Bene. Io ho parlato di dieci anni. In 3 anni c'è stato un calo del 15%. Denunce, però. Sì. Cosa c'entra? La gente non denuncia più. Ho rubato la bicicletta prima, non lo denuncio. Cosa c'entra? Se rubo il negozio, ma dai, scusa, denuncio. Che discorso sono? Un quarto d'ora circa, anche un po' di più, perché dobbiamo recuperare. Scusate, prego la regia di mandare l'ultima tornata di interviste fatta da Giulia Tasca, che proprio sul tema razzismo. Sentiamo cosa la pensano i cittadini intervistati in merito. Prego. Secondo te l'Italia è un paese razzista? C'è ancora chi ha pensieri razzisti, sicuramente. E Padova è una città razzista? In parte sì, mi sembra di sì. Secondo me l'Italia non è un paese razzista, di per sé non è un paese razzista. Chiaro che, diciamo, delle tendenze, dei modi di pensare che si stanno sviluppando, diciamo, negli ultimi anni possono far pensare questo. Secondo me di fatto non lo è, siamo tra i primi paesi per l'accoglienza, in un modo o nell'altro comunque l'accoglienza si fa, e per quello che ho potuto vedere io l'Italia non è un paese razzista, io non sono razzista. Lo stiamo diventando. Per colpa soprattutto dei politici e di certa gente che fanno entrare, che negli altri paesi non le fanno più entrare. E a livello di popolazione padovana invece il razzismo è presente o no? Beh, si nota, soprattutto in periferia, perché magari nelle grandi città si disperdono, se vai nei piccoli paesi, vai a Bagnoli, dove hanno avuto delle esperienze un po' pesanti, si fa sentire. Diciamo che siamo razzisti con chi viene qua a delinquere. Chi viene qua a lavorare, farsi una famiglia, siamo tutti favorevoli. No, assolutamente. E Padova? No, anche se, diciamo, io non sono padovano, ma non penso che la città sia razzista. Secondo lei l'Italia è un paese razzista? Un pochino sì, secondo me un pochino dentro di noi c'è un pizzico di... secondo me sì. Siamo un pochino, stiamo tornando indietro un po' più che andare avanti, perché ognuno guarda il proprio orticello, ognuno guarda il proprio ombelico e non riesce ad aprirsi all'internazionalità. Tutto qua.
No, no, io penso che il razzismo nasce dove è l'ignoranza, cioè dove Padova è una, la conosco da un anno più o meno, e è una città comunque diciamo universitaria, ho conosciuto tanta gente che ha belle idee, ha una testa con cui pensare, no, non la reputo una città razzista, poi ovviamente ovunque ci stanno quelle minoranze che diciamo sono sempre un po' più ignoranti. Ma dipende da come la vedi il razzismo. E Padova? No, Padova non credo. Come si trova lei in Italia? non ne parlare bene italiano, non ne capisco. Da quanti anni è in Italia lei? Sono 7 anni. 7 anni? Si trova bene qua? Sì. Si trova bene? Sì. Come quella... Tu da quanto sei in Italia? Poco tempo, 4-5 anni. Ma ti trovi bene qua? Sì, trovo bene. Hai un lavoro tutto? Sì. Se quindi secondo te l'Italia non è un paese razzista? No, paese trovato io ho trovato il tu a Padova ti trovi bene? Trovi Padova benissimo. Una bella città. Bella città, anche persone brave. Bene. Ma va là, resista. No. Cos'è razzista? Intervistato. Eccoci qua, abbiamo sentito un po', grazie Giulia Tasca, abbiamo sentito anche un po' idee, l'opinione di alcuni che lavorano insomma nelle piazze, abbiamo visto anche l'opinione dei studenti, ex studenti e anche persone che sono la mattina lì. Ritorniamo un po', Cosumano, allora lei prima diceva pensare così è già razzismo, no? Cioè dire o quello sì, quell'altro no. Però effettivamente se si guardano i numeri, avete citato prima delle carceri, anche Pipitone fuori intervista ha detto sono piene le carceri italiane, la buona popolazione, diciamo due terzi almeno di quelli carcerati, se non vorrei fare i nomi me li porterò la prossima volta, ma un buon 70% risulta essere per i crimini più, diciamo, con più carico di detenzione, stranieri. No, sono molto meno gli stranieri. Sono meno gli stranieri, oppure no? Io ricordavo che erano due terzi qualche anno fa. Sono molti meno. Saranno intorno a 30%. Adesso li cerchiamo. 30, allora, Cosumano, allora, cosa ne pensi? Allora, una percezione anche oppure no? Personalmente ci ho fatto una partita di calcio con i carcerati dei due palazzi, siamo andati, mi sono anche slogato una caviglia in quell'occasione, non è stato divertente. Per colpa del campo però, perché avevo una buca al campo, allora mi sono fatto male alla caviglia, ho giocato un pochino con... Sì. C'era l'assessore Bonavina, insomma, che era un calciatore provetto, insomma, e quindi lui ha condotto la partita. Ma allora ho avuto anche modo di parlare col direttore Mazzetta del carcere Due Palazzi, carcere di massima sicurezza, in cui ci sono detenuti appunto da massima sicurezza, e avendo avuto modo anche di giocarci a calcio assieme con vari carcerati ho potuto notare che comunque sì, c'è una forte presenza di carcerati che non sono italiani ma vengono da altre situazioni, ma sono persone che vivono nel tessuto italico diciamo da decenni e decenni, hanno fatto una scelta che è stata quella di non integrarsi perché sono entrati, perché se fossero clandestini avrebbero avuto un altro percorso, hanno scelto di non integrarsi, hanno scelto di mettersi nelle mani della malavita e entrano poi in queste strutture che anche a detta appunto del direttore, insomma, sono delle strutture che fanno scontare le pene, però poi molti dei carcerati effettivamente non sono delle persone che tornando poi alla vita comune riescono a riadattarsi, perché c'è bisogno di fare un salto in più nei programmi, ma questo poi è un altro discorso, certo. Diciamo. I reati in quel caso sono gravi, sono molto gravi, sono omicidi, stupri, non è lo spaccio, magari c'è anche lo spaccio che è un po' il condimento che ci sta sempre, però sono furti, rapine, violenza, rapina a mano armata, sequestri, sono cose del genere. Dopo 34% dice Pipitone, sì, vedo dai dati modo. Che vedo. Ci sto guardando adesso 35, ecco. Sì, più o meno. Ci sono magari delle carceri rettifico. Che hanno una percentuale un po' più alta e altre che ne hanno un po' più basso sicuramente, però insomma voglio dire non mi sento di dire che se uno è in carcere perché è tunisino o italiano c'è una differenza, sono entrambi dei delinquenti,
punto. Certo, quindi non rispettano la legge, certo. Questo è quanto. C'è da dire una cosa però, che la percentuale rispetto alla percentuale di stranieri è molto alta, la percentuale di stranieri, cioè rispetto alla percentuale di stranieri residenti in Italia, quel 34% è tanto, voglio dire. Certo, cioè, certo, e quindi voglio dire, cioè, rispetto, come sono circa il 7-8% degli stranieri in Italia, se tutto il totale 34 cifre, c'è una grande quantità di, sicuramente di delinquenza straniera. Su questo non c'è dubbio. Delinquenza straniera che viene dall'estero in Italia o viene in Italia che non è censita? No, questi sono tutti. No, siamo nel campo stragrande maggioranza, è tutta gente censita, stragrande maggioranza, anzi, sono tutti censiti. Perché perfetto. Questo Scanella. Il 35% è parametrato sulla popolazione carceraria, certo. Il 7-8% è parametrato sulla popolazione censita. Certo. Sicuramente. Ce ne sono anche di più, quindi il dato si aggravia ancora di più. Il discorso è semplice, cioè, qua si continuano a riempire le carceri, come diceva prima Mottardello, ci teniamo anche i carcerati che vengono qua dal resto del mondo per commettere delinquenze, perché qua è più facile farle. Oppure o gli meglio, italiani vengono restati all'estero, no, anche sicuramente, però diciamo che il sistema Italia rende appetibile a qualcuno di dire: a me vado in Italia, vado a fare il ladro, vado a fare lo spacciatore, vado a fare e il malavitoso, perché il sistema, non dico che tutela chi vive di malaffare, diciamo che è meno, però è meno rigido è molto più morbido ed è molto più facile farla franca. Ma come, tornando sul discorso invece del razzismo, l'ultima che leggevamo la settimana scorsa, che insegnano agli africani che arrivano col barcone a dire che sono sono omosessuali, e che scappano dall'Africa perché la vengono perseguitati per motivo di preferenze sessuali. Cioè, il problema, secondo me, a un certo punto non sta neanche tanto in quelli che vengono, ma nella società che permette talune cose, no? E soprattutto anche a quei fanatici, chiamiamoli così, no? Che vanno anche a spiegare, a fare la formazione di come imbrogliare lo Stato italiano, che già si pone in una situazione facile per farsi imbrogliare e per farsi anche deridere. E poi dopo ci abbiamo organizzazioni interne nostre, sindacati interni nostri, cooperative e quant'altro, singoli e persone che hanno delle propensioni, no? Che c'è un'organizzazione che sta da percorso. Ci sono, il sistema dell'accoglienza funzionava. E ieri hanno fatto vedere un avvocato che spiegava degli immigrati come aggirare la legge. Vabbè, qualche imbecille c'è, come solito, un'organizzazione sindacale che cerca di truffare lo Stato italiano per fare gli immigrati. Poi deve portare le prove, però. Io ho parlato di qualche. Non le dite ste robe. Però che ci sia nelle organizzazioni interne allo Stato italiano qualche soggetto o qualche sottogruppo che ha questa attitudine nell'andare a fare formazione, come spiegava prima Gottardello, di come fottere lo Stato italiano nella regola dello Stato italiano, è evidente. E quindi come ci comportiamo? È un problema però dello Stato però se dopo stringi le maglie, se dopo dai certezza o cerchi di dare maggior certezza della pena, cerchi di tutelare di più le forze dell'ordine, cerchi di imporre la forza che lo Stato dovrebbe avere nei confronti di queste situazioni, passi per quello violento, quello cattivo, quello che vuole ledere i diritti, poverini. Siamo sempre sul filo di lama e dopo vai che si riapre la polemica ideologica, sociale. E quindi, ripeto, si torna sul discorso che facevo prima, il cane che si morde sempre la coda. Gori, cosa ne pensa di questa analisi? Sempre tutto vero e tutto il contrario di tutto. Se vogliamo parlare di tutto il mondo e paese, ma se parliamo a livello nazionale, ci sono persone che si vendono per denaro, che siano italiani o no, che favoreggiano alcune attività solamente per puro lucro.
Poi ci sono anche persone che invece sono vicine a rappresentare lo Stato, basti pensare alla prefettura di Padova, dove qualcuno per adesso è indagato e ancora deve essere condannato, e agevolava magari qualche, ipoteticamente, qualche cooperativa. Quindi non è che bisogna andare sempre al di fuori di luoghi della pubblica amministrazione privata. Il corrotto lo troviamo ovunque, abbiamo già detto tutti quanti che si tratta o di delinquenti o dei deficienti. Poi vorrei portare qualche dato tranquillizzante per quanto riguarda, si parlava di antisemitismo, quella è una forma di razzismo. Assolutamente. Allora, ogni anno c'è una relazione che viene fatta a livello europeo sull'antisemitismo in tutta Europa. Questa è l'ultima che è stata fatta nel novembre 2018, adesso uscirà l'ultima. E io ho estrapolato le pagine che riguardano soltanto l'Italia. Per quanto riguarda l'Italia, sono anni che forme di antisemitismo, da qualsiasi punto di vista, sono in continuo calo. E il razzismo come manifestazione non è soltanto l'attacco alla persona, ma c'è anche un nuovo grafico, è l'attacco social. Cioè ci troviamo di fronte a degli attacchi via internet, chiamiamoli fra virgolette verbali, che sono in continuo calo, per fortuna. Per quanto riguarda invece gli incidenti criminali, nel senso di attacchi violenti alla persona, sono circa 4 anni e mezzo che comunque anche questi sono in calo. Sono dati della Digos questi, nel caso italiano. Per cui, ecco perché agli inizi dicevo, non mi sento di dire che l'Italia è un paese a rischio razzismo. Poi prima leggevo tra i commenti che là, siccome ricco e miliardario, forse ho interpretato male io, non so, è giusto trattarlo così. Cioè, uno se è miliardario tira, fa gol, vince la squadra. Allora, non è che perché uno ha dei soldi bisogna attaccarlo a tutti i costi. Si può discutere se un soggetto è, certo, nel dubbio, chiaro, più intelligente di un altro, ma questo non è che dipende dal colore della pelle o dall'altro. Quindi sono fiducioso sul fatto che il paese Italia non è un paese razzista. Perfetto. Tognon, facciamo gli ultimi due passaggi. Tognon, certo che sull'attacco razzista abbiamo sempre identificato, ci siamo focalizzati appunto su questo tema, ma ci sono anche degli altri, forse stupidate, usando un termine un po' così leggero, che sono anche qua vicino, insomma, i due ragazzi che non si sa perché avevano bruciato i capelli al Crociard, altri, cioè, voglio dire, ogni giorno quasi, come diceva Gottardello, come dicevate tutti quanti voi questa sera, insomma, si deve assumere la responsabilità di quello che fa. Però se dei ragazzi giovani che vanno a scuola, che dovrebbero avere una formazione, che dovrebbero essere, insomma, abbastanza pregnanti e impregnati, scusate questi termini, di cultura contro il razzismo, se per noia, così si dice, adesso si vedrà un po' l'iter giudiziario, fosse del genere, forse non è sufficiente, forse è sbagliata, forse c'è qualcosa da ritarare sempre in meglio, o no? Di sicuro c'è qualcosa da ritarare in meglio, nel senso che evidentemente se queste cose accadono, la cultura che si è passati, la capacità di leggere quello che succede, che si è passata a questi soggetti, non è stata sufficiente. Quindi la cultura tra l'altro è molto diversa dal nozionismo, e quindi anche là bisognerebbe capire bene di cosa si parla. Evidentemente bisogna ritarare questo tipo di messaggio. Bisogna passare attraverso soprattutto le scuole, l'investimento sulle scuole, l'investimento attraverso l'insegnamento, attraverso le testimonianze. Adesso si parla della testimonianza di Liliana Segre. Siamo davanti a una generazione che per forza di cose si sta estinguendo. È importante che comunque quei messaggi continuino ad arrivare alle generazioni future, perché altrimenti vanno persi. Ed è un rischio anche questo che si corre, perché come si diceva prima, o meno come provavo a dire prima, il pericolo è quello che dimenticandosi l'asticella della sopportazione delle cose che vengono dette si alza, e quello che prima era inaccettabile diventa normale. Quindi tutte queste cose stanno collegate insieme. Sta alla capacità anche della politica di essere capace di non diventare triviale, di non diventare qualcosa che scoperchia vasi di Pandora che invece è meglio rimangano relegati in posti ben nascosti.
Grazie, grazie Tonio. Cusumano, allora in Italia, anzi chiedo prima di Cusumano, ci sono degli tantissimi sms, sì. Se puoi gentilmente leggerne alcuni. Il problema razzismo esiste in Italia come esiste in tutti gli stati, anche quelli più ricchi. E purtroppo qua abbiamo... Il problema razzismo esiste in Italia come esiste in tutti gli stati, anche quelli più ricchi, basta vedere anche la Germania, solo cultura e condivisione dei problemi permetterebbero di svuotare il problema, non imposizioni o leggi a volte incomprensibili. Chi è tollerante non può essere tollerante nei confronti degli intolleranti, meditate. Ma se molti reati sono perpetrati come percezione da persone cosiddette diverse, mi domando, non è facile cadere nel tranello di associarli? Ma siamo davvero convinti che le commissioni parlamentari alla fine servano a qualcosa, o meglio, risolvino i problemi? I diritti sacrosanti devono essere tutelati ad ogni costo, non importa se o anche come. Va bene diritti, ma anche doveri, e anche quelli devono essere tutelati alla stessa stregua, e a volte la percezione non è proprio questa, almeno così la penso. Quando non si vuole parlare di argomenti altrettanto importanti, quali lavoro, sviluppo, economia, welfare, si parla sempre di altro nella cronaca. Grazie, grazie Alessandra, vedete che siamo, continuano ad arrivare anche adesso, sì, quindi infatti. Insomma, grazie, grazie da casa. Cusumano, velocissimo un flash a lei e dopo Votardello, mi pare così abbiamo fatto il giro di tutti. Allora il problema, diceva con l'ultimo messaggio, è pensiamo anche ad altri paesi dove ad esempio si sta anche meglio dell'Italia, cronaca di oggi ci danno come ultimo paese per crescita a livello europeo, dati proprio di questo pomeriggio rilanciati, però anche se sono ricchi i problemi ce ne sono di razzismo anche ben più forti a volte in termini di cronaca, no? Cronaca nera ahimè. Ma ripeto, ci sono sicuramente delle persone che si spingono oltre. L'Italia sì, fanalino di coda, subito davanti a noi c'è la Germania comunque, un calo di produzione interna lorda per tutti gli stati europei, cioè si attesta a una media dell'1,1, l'Italia è molto più giù, non lo metto in dubbio, però non ce la stanno passando bene neanche gli stati nordici europei che avevano crescite molto più rilevanti negli anni passati, e oggi si chiede altro a quegli stati, ovvero di fare investimenti per tutti, ma il concetto dell'odio razziale e i reati che poi vengono fatti, io su questo credo mi sento in obbligo di dover fare un grandissimo applauso alle forze dell'ordine, che le forze dell'ordine italiane sono particolari tra l'altro, nel senso che hanno vissuto quello che è il periodo della mafia molto intenso, e abbiamo una capillarità nella gestione appunto di quelli che possono essere reati come attentati, situazioni criminose di questo tipo che altri stati non hanno, basta vedere che in Italia appunto si dava un bonus ai mafiosi solo se collaboravano, l'Unione Europea ha detto no, anche se non collaborano comunque se si comportano bene dopo dovete dargli i bonus, quindi è un chiaro segno che l'Europa non conosce quello che ha vissuto l'Italia in questo settore, abbiamo molto da insegnare, e se non ci sono reati come è successo anche altre volte, mi ricordo il video di quello che è andato a sparare nelle moschee, insomma adesso non mi ricordo neanche lo stato, in Australia dove è stato fatto, se in Italia queste cose non succedono è soprattutto perché abbiamo delle forze dell'ordine estremamente preparate che purtroppo e per fortuna in un certo senso hanno fatto scuola con la mafia, che di strage invece ne hanno fatte, certo. Purtroppo. Grazie. Ultimo battuta, Gottardello, da casa scrivevano si parla sempre di queste cose quando non si vuole parlare, non si può parlare di lavoro, di welfare, non ricordo Alessandro cos'altro, se l'ho scritto sviluppo o quant'altro. È giusto o sbagliato? Beh, o limitativo forse? Allora, purtroppo in Italia sappiamo che quando si vuole portare l'attenzione su cose che sono, cioè da cose che sono scomode ad altre cose, si va tranquillamente a cercare questioni tipo il razzismo, perché c'è questo amarcord tutto italiano di una certa area politica che ha sempre vissuto più che di proposte economiche di questioni ideologiche. Ma io vorrei arrivare diciamo a fare una considerazione. Si parlava di forze dell'ordine che sono il nostro fiore all'occhiello, però dobbiamo tenere presente che chi sta fuori strada
mantiene alle spalle 4 volte il numero delle persone che loro rappresentano. Cosa voglio dire? Uno dei problemi delle forze dell'ordine è la burocrazia che hanno all'interno. Se voi chiedete a qualsiasi, diciamo, poliziotto, carabiniere o altro, quanti giri deve fare una carta prima di arrivare a compimento, deve passare 10 scrivanie. E queste 10 scrivanie sono prevalentemente, nella maggior parte dei casi, inutili. Servono solo a giustificare dei posti all'interno. Allora, io dico, cioè, bisogna dare più soldi a chi sta fuori, ma bisogna anche cominciare a sfoltire tutto questo mondo di sottobosco, di tengo famiglia, non serve che vado fuori, e cominciare a mettere un po' di ordine. Perché c'è una profonda ingiustizia fra chi sta dentro, e molto spesso è graduato, e chi sta fuori sulle strade. Certo. Che poi è quello che rischia la vita. Chiaro. Bene, il tempo, grazie, grazie Cottardello, grazie anche ovviamente a tutti gli ospiti, il tempo a nostra disposizione anche questa sera, ahimè è tiranno, perché sarebbe da andare avanti su questi temi, avete cominciato un po', secondo me, anche ad approfondire forse anche bene i temi, però insomma ritorneremo, vi inviteremo ancora ovviamente con altri temi, magari anche con tirare di questo, chi lo sa. Vado subito a ringraziare gli ospiti di questa sera, pertanto un ringraziamento va a Claudio Gori di Fratelli d'Italia, grazie Gori. Grazie a voi, grazie. E alla prossima, un ringraziamento particolare anche a Damiano Cottardello, vicepresidente del Consiglio Comunale di Vigonza di Forza Italia, grazie Cottardello. Buonasera. Un ringraziamento va anche a Daniele Canella, sindaco di San Giorgio delle Pertiche della Lega. Grazie. Grazie e anche a lei, a presto. Un ringraziamento ad Antonino Pipitone di Italia Viva. Grazie Pipitone, alla prossima. Un ringraziamento particolare va anche a Giacomo Cosumano, consigliere comunale al Movimento 5 Stelle di Padova. Buonasera a tutti. Grazie, grazie. Cosimano. Grazie, e ringraziamento va anche ovviamente ad Alessandro Tognon di Articolo 1. Grazie e buonasera a tutti. Anche te, quella dipende dalla regia, in base a quando siete voi. Un ringraziamento invece faccio come di consueto a voi da casa, che anche di giovedì continuate anche verso le 11 di sera a coinvolgere insomma nella vostra attenzione i nostri discorsi, i nostri approfondimenti. Un ringraziamento va alla regia, Massimo, Davide, Riberto, e la nostra Alessandra, eccola qui. Buonasera Alessandra, grazie per la serata. Non, com'è? Ultimo ma non ultimo. Ultimo ma non ultimo, ormai mettiamo anche sorridere questa sera. Grazie, grazie Alessandra. E a voi do l'appuntamento, come sempre, rigorosamente in diretta, come sempre, su Caffè TV 24, a giovedì prossimo, alle ore 21:05 circa. Buonanotte.